Vuoi promuovere la tua attività o la tua azienda? Contattaci su WhatsApp al 392 4632 539. La diretta stadio di nocerinalive.it è offerta da Evolve. La diretta stadio di nocerinalive.it è offerta da Leone Domenico SRL. Special Sport. Corso Vittorio Emanuele II 75, Nocera Inferiore. Store ufficiale Nocerina Calcio 1910. For yourself. Why don't you just tell me everything can be so simple, but you want to make it difficult for yourself. Edoardo Prete, agenzia pratiche auto e infortunistica stradale. Usufruisci dei nostri servizi. Da noi passaggi proprietà con rilascio libretto in sede in soli 20 minuti. Rinnovo patenti in promo a solo €69,99, compresi di visita, spese motorizzazione e foto in sede. Pagamento bollo auto e moto. Infortunistica stradale per risarcimento danni a cose e persone derivati da circolazione stradale. Iscrizione veicoli storici e molto altro. Ci trovi a Nocera Inferiore, in via Raffaele Pucci 17. Per info contattalo 081 189 10742. Affidati alla nostra professionalità. Scegli Edoardo Prete. Pasticceria Dolceria di Lieto. Dolcezza, creatività, cortesia e passione. Perché il nostro segreto è coniugare tradizione e innovazione con arte e gusto. Vieni a trovarci a Nocera Inferiore in via Traversa Primo Paolo Borsellino numero 3, nei pressi del Tribunale. Contattaci allo 081 517 87 96. Ci trovi anche a Nocera Superiore in via Vincenzo Russo 186. Chiamaci allo 081 362 73 46. Pasticceria Dolceria di Lieto, l'elite della qualità è qui. Sentirsi a Napoli senza essere a Napoli è quello che dicono i nostri clienti dopo aver assaggiato la pizza che viene sfornata ogni giorno nella pizzeria Gaetano Saracin. Ci trovi a Castel San Giorgio in via Calvanese numero 23. Contattaci al 320-235-7428. Seguici anche sui nostri social. Pizzeria Gaetano Saracin, quando l'arte diventa pizza. Niente di ciò che indossiamo è più importante del nostro sorriso. Prendersi cura dei propri denti è più semplice se ci affidiamo a dei professionisti. Lo studio dentistico Monna Lisa lavora ogni giorno per i propri clienti con professionalità ed esperienza per garantire ottimi risultati.
Monna Lisa, è anche un centro specializzato in implantologia soft su schemi di ultima generazione. Lo studio dentistico Monna Lisa si trova in via Stuti 121 a Nocera Inferiore. Contattaci allo 081 517 9940. Il sorriso è l'accessorio più bello che una persona possa indossare. Menichino Rocco SRL, servizi per l'ambiente. Da più di 40 anni offriamo soluzioni all'avanguardia per il trattamento e il recupero dei materiali, aiutando le aziende a risparmiare e a rispettare la natura. La Menichino Rocco SRL è la prima azienda in Campania e tra le prime in Italia pienamente riconosciuta per l'End of Waste, con riconoscimento ed autorizzazione della Regione Campania. Codifichiamo percorsi avanzati che portano i materiali di scarto a diventare una materia prima seconda, ciò operato per il circuito di energie rinnovabili, essendo una fattiva coniugazione della volontà di muoversi verso la transizione ecologica. Per info contattaci allo 081 93 92 77 oppure via mail a info@menichinorocco.it. Menichino Rocco, da rifiuto a risorsa. Amici e amiche di nocerinalive.it, buon pomeriggio, buona domenica, benvenuti alla diretta stadio di Nocerina Live per questa sfida tra Nocerina e Cassino, sfida importantissima per quanto riguarda la situazione playoff della Nocerina, ovviamente. E quest'oggi ci saranno gli amici di Nocerina Live a commentare quanto accade allo Stadio San Francesco, oggi pubblico delle grandi occasioni sia da una parte che dall'altra. Anche i tifosi da Cassino sono accorsi in circa 200 unità, ci sembra di capire. Ovviamente poi vi faremo sapere quando lasciare la linea allo Stadio San Francesco, dove il nostro caro collaboratore Antonio Cervino racconterà quest'oggi la gara tra Nocerina e Cassino, gara importantissima per quanto riguarda la corsa al secondo posto. Ricordiamo che ieri l'Ischia ha vinto al 94esimo minuto all'ultimo respiro contro l'Atletico Uri, prossimo avversario della Nocina tra l'altro. Qui Nocina costretta a replicare e quantomeno guadagnare un punto quest'oggi. Ovviamente prima di iniziare voglio ringraziare, mi vedete già brandizzato con la polo, perché abbiamo anche le polo, le vedrete molto spesso adesso nelle trasmissioni estive. Ringraziamo Magma Sport che ci veste anche quest'anno e ovviamente ringraziamo tutti gli sponsor di Nocerina Live per quest'anno. Vi ricordo di seguirci su Facebook e YouTube, poi ci saranno anche vari aggiornamenti su Instagram, su Twitch torneremo ovviamente a breve. Intanto vediamo un po', commentate, fateci sapere da dove ci scrivete, da dove seguirete la diretta stadio. Ciao Benito Di Palma, buon pomeriggio e forza Molossi anche a te. Ciao Giuseppe Del Pozzo, dai Nocerina, dai dai. Si stanno riempendo anche gli spalti del San Francesco. Come ho detto, dovrebbero arrivare circa 200 unità intanto ciao Raffaele Falanga, seguiteci. Ringrazio anche Peppe Davino che ci sta seguendo dietro le quinte. Quest'oggi abbiamo preso io e Peppe Di Lauro un po' le redini della regia. Un abbraccione al nostro amico Peppe Davino, che non so se vuole entrare almeno per un saluto. Fammi sapere, Peppe, eccolo qui. Buon pomeriggio a tutti. Oggi ti diamo un po' il cambio, Peppino, dai. Ogni tanto. No? Altro presis dalla Nocerina e dallo studio, eccolo qui. Non vi faccio vedere la postazione perché sarebbe una guerra. Intanto arrivano i commenti, c'è Pasquale Alfonso che dice forza Molossi, Giulio Calabrese che dice Giulio Calabrese da Treviso ci seguono, salutiamo anche tutti fuori sede che ci stanno ascoltando, ascolteranno il nostro amico Antonio Cervino nonché collaboratore, Alessandro Rossi che dice Biella presente, Giulio Calabrese che dice forza Molossi, sempre forza Molossi, Salvatore Napolitano forza Molossi, se non sbaglio anche Salvatore è uno fuori sede. Vi ricordo che questa domenica potete seguirci su Facebook e su YouTube, ho avuto problemi con Instagram, però ci saranno vari aggiornamenti anche su Instagram. E allora direi che ci siamo, aspettiamo solo l'ok dallo Stadio San Francesco per collegarci. Nel frattempo andiamo a vedere un po' i commenti che stanno arrivando, un po' dei fuorisede che stanno arrivando, eccoli qui. Luigi Ferrante, anzi ancora non sappiamo di che siamo Molossi, Luigi Ferrante, forza Molossi da Cremona, sono sempre con voi.
Vediamo un po' gli altri commenti. Antonio Lepre che dice: Nocerino, eterna malattia, Roma presente. Alberto Colasante: ma le immagini dello stadio quando le farete vedere? Quando ci arriverà l'ok dallo stadio San Francesco, ovviamente. Ecco qui, dovremmo esserci tra poco in diretta. E allora andiamo a leggere un altro paio di commenti. C'è Salvatore che dice: formazione un po' rimaneggiata, speriamo che Gaetani riesca ad improntare. Andiamo a vedere a questo punto la formazione prima che la racconti, ovviamente, il nostro caro amico Antonio Cervino. Infatti Nocerina che dovrà far meno di Cardella dal primo minuto, ed ecco chi schiera: Fantoni, Caro Tenuto, Cittadella, Liurni, Pinna, Toninetti, Mazzei, Guida, Esposito, Mariano e Gaetani. Risponde il Cassino: Costellato, Raucci, La Zazzera, Mele, Cocorrocchio, Mileto, Maciariello, Darbo, Rossi, Magliocchetti ed Abreu. A disposizione di mister Marco Nappi ci sono Pellegrino, Petti, Giacinti, Cardella, Garofalo, Maimone, Dorato, Rossi e Gadaleta. A disposizione di Imperio Carcione e mister del Cassino ci sono Imbastaro, Carnevale, Evangelista, Lucchese, Tullio, Caiazzo, D'Angelo, Bianchi e Cavalieri. Allora penso che manchi davvero poco per dare la linea ad Antonio Cervino e lo studio. Vediamo un po'. Ancora nulla dallo stadio San Francesco, non ci danno ancora l'ok, allora attendiamo l'ora. Andiamo a vedere un po' i commenti. C'è Salvatore Pessolano che dice: formazione un po' rimaneggiata, sì appunto, speriamo che Gaetani. Ok, questo è quello che avevamo letto prima. Poi c'è La Fontana Waterfall: siamo collegati con voi sulla pagina Cassino per sempre. Ringraziamo anche chi sta ascoltando da Cassino. Ovviamente chiediamo nei commenti di mantenere un tono adeguato, di non esagerare. Ecco, oggi diciamo che deve essere una bella giornata di sport anche sui social. Poi col Cassino non abbiamo problemi, quindi penso davvero che non dovrebbero esserci problemi. Ovviamente vi terremo aggiornati per quanto riguarda l'ok per passare allo stadio San Francesco. Un attimo solo, siamo in tutta presa diretta, quindi se mi vedete distratto è perché stiamo ascoltando le direttive dallo stadio San Francesco. Ecco qui, scusate un attimo di silenzio, il bello e il brutto di diretta è anche questo. Andiamo a leggere altri due commenti con Filomena Napoletano, Giulio Caglianelli che dice: forza Molossi da Bologna. E allora aspettiamo solo l'ok dallo stadio San Francesco per passare alla diretta, ovviamente, allora aspettiamo l'ok di Salvatore dalla regia, ovviamente, da stadio, e Antonio che ci racconterà la partita. Luigi Ferrante che dice: speriamo in un ripescaggio, voglio la Serie C. Allora attendiamo solo l'ok di Salvatore. Ovviamente sentite questi scoppietti, ovviamente la comunicazione con lo stato, ci stiamo ovviamente tenendo in contatto per mettervi poi in linea. Tra due minuti ci dicono ok, dovrebbe iniziare. Allora siamo pronti per ascoltare la partita raccontata da Antonio Cervino. Carmine Zarra, forza Nocina da mezzo Milano. Un abbraccio a Carmine Zal, prof Carmine Zarra, e anche a suo figlio Vincenzo, grandi amici di Nocerina Live. Ovviamente poi Daniele Manzo che dice: forza Molossi da Susegana. Tanti fuori sede che ci stanno ascoltando, vediamo che si stanno riempendo intanto gli spalti del San Francesco. Alberto Colasante: in campo con Feroce Cazzin, ma bisogna vincere, forza Molossi, sempre forza
Molossi, ovviamente. Sempre forza Molossi. Stiamo attendendo allora l'inizio di questa radiocronaca. Tanto penso che già state sentendo la musica arrivare dal San Francesco, che siamo veramente, manca poco all'inizio del racconto di questa gara. Tanto c'è ancora Luigi Ferrante che dice: io non posso stare senza Nocerina. Manca davvero poco all'inizio di... Intanto vediamo Salvatore Pessano che dice all'ultimo minuto anche Venturini out, sti problemi anche per Venturino, c'è che deve fare almeno anche di Cassa, di Cardella che da quanto abbiamo visto partirà dalla panchina, andiamo a rivedere le formazioni ovviamente, poi ve le racconterà Antonio Cervino, eccolo lì, Cardella che è in panchina. Aspettiamo allora solo l'ok, infatti Salvatore Pessano dice tutti per febbre, sì ovviamente Venturini, perché Crasta ancora con dei problemi per l'infortunio che è occorso qualche settimana fa. Tanto ci sono 2 minuti a parte, quindi stiamo attendendo solo il loro ok. Stiamo attendendo solo il loro ok, ovviamente. E come potete sentire, penso che si riesca già a sentire lo speaker in sottofondo, la speaker in sottofondo, ovviamente. È ripartito il battesimo del tifoso, l'iniziativa ovviamente che avvicina le nuove leve alla Nocerina, ovviamente una cosa a bordo campo con la targa, l'attestato e quanto segue. Allora noi aspettiamo solo l'ok da Antonio Cervino per il racconto di questa gara. Vediamo un po', sentiamo un po' di schermaglie sotto per l'organizzazione. Penso che si possa iniziare. Sentiamo un po' di voci di fondo. Intanto, io aspetto anche saluto Giuseppe Davino che ci ha salutati. Ovviamente, aspetto l'ok da Giuseppe Di Lauro per entrare in diretta. E come potete sentire c'è già lo speaker in sottofondo che ci sta raccontando un po' le formazioni. Aspetto solo l'ok di 9 Francesco Rossi. Aspetto solo l'ok dalla regia dallo stadio, Dottore Prete, che salutiamo e poi sarà tutto racconto della gara tra Nocerina e Cassino. Ok, siamo pronti allora per raccontarvi questa gara. E allora, intanto sentiamo la formazione della Nocerina sotto, ovviamente tra poco vedremo proprio la diretta l'audio in diretta della gara, ovviamente. E allora, attendiamo solo l'inizio di questa gara per raccontarvelo. Sentite in sottofondo, immagino, la lettura delle formazioni. Numero 33 Bernardo Esposito, numero 55 Raffaele Mariano, numero 67 Davide Gaetano. In partita del tecnico Marco Natti, numero 21, sentiamo le Luigi formazioni, rivediamole anche nella grafica. 4 Sante Giacinti, numero 9 Federico Ferri, numero 26 Agostino Garofalo, numero 29 Giuseppe Maimone,
numero 31 Giovanni Dorato, numero 43 Giacomo Rossi, numero 77 Alessandro Radaleta. Arbitra l'incontro il signor Enrico Ermitazzo della sezione di Ancona, primo assistente Davide Fenzi della sezione di Treviso, secondo assistente Alberto Calloni della sezione di San Donato di Piave. Signore e signori, buon pomeriggio e forza Morossi. Allora lascio la linea ad Antonio Cervino, buon pomeriggio Antonio. Buon pomeriggio gentili web ascoltatori, siete collegati in diretta con lo Stadio San Francesco di Nocera Inferiore, dove tra pochissimo scenderanno in campo per la 30ª giornata del campionato di Serie D, Girone G, la Nocerina ed il Cassino. Due squadre che arrivano a questo appuntamento occupando rispettivamente il secondo e il quarto posto in classifica. La Nocerina in particolar modo è reduce da un girone di ritorno davvero fatto alla grandissima, con una serie di vittorie e di pareggi purtroppo che non ne sono ancora però valse il primato. Leggiamo subito le formazioni che ci sono da poco giunte in sala stampa. La Nocerina schiera Pantoni, Carotenuto, Citarella, Liurni, Pin, Cuninetti, Mazzei, Guida, Esposito, Mariano e Gaetani. Risponde il Cassino con Stellato, Raucci, La Zazzera, Mele, Cocoricchio, Mileto, Maciarello, Tarboe, Rossi, Maiocchetti e Abreu. La Nocerina che oggi tra l'altro deve fare a meno del suo bomber, direi di razza, cioè il Federico Cardella, che ad oggi ha messo a segno ben 18 reti, di cui due su calcio di rigore. Nocerina che con la guida di Nappi in particolar modo ha fatto registrare la sua ultima sconfitta addirittura il 16 dicembre 3-0 contro il Trastevere. Era la 16ª giornata, direi un anno fa quasi ormai. Caro Ciccio, cosa ne pensi di questa partita che la Nocerina è chiamata a vincere per poter blindare questo secondo posto che potrebbe valere molto ai fini della regular season e della posizione quindi nei playoff? Allora, intanto buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti i tifosi morossi in ascolto. Sì, le squadre stanno iniziando in campo, assolutamente sì. Ritengo sia una partita, voglio dire, è un bivio importante per, diciamo così, mettere effettivamente un'ipoteca alla seconda piazza e ovviamente garantirsi il playoff giocando in San Francesco, ovviamente beneficiando oltremodo anche di eventuali pareggi in caso di, voglio dire, di gara terminata. Ovviamente squadra rimaneggiata, ma non troppo. Squadra rimaneggiata sì, ma intanto squadra a, diciamo così, a trazione interiore, anche perché Guida, Liurni e lo stesso Gaetani danno tanta fiducia agli sportivi nostri. Aspettiamo l'inizio e vediamo le conclusioni. Bene, anche il Cassino oggi si dovrebbe schierare con il classico 3-5-2, a cui la Nocerina risponde appunto con il altrettanto classico 4-3-3. Le formazioni sono adesso scese nel terreno, sul terreno di gioco, e dopo i saluti alla torcida rossonera che anche oggi è giunta in gran numero qui allo stadio San Francesco, sono adesso intenti al centrocampo per il sorteggio di rito per poter decidere chi batterà il calcio d'inizio, ovvero chi deciderà la posizione della metà campo nella quale difendere questi primi 45 minuti. C'è uno splendido cielo azzurro che oggi sovrasta il San Francesco ed un altrettanto sole abbastanza intenso che bacia tutti gli spettatori. La temperatura è intorno ai 24 gradi, il terreno direi che è in ottime condizioni. La Nocerina si schiera con la canonica casacca rossonera, mentre il Cassino giocherà questa partita con la tenuta bianca, completamente bianca, con risvolti ai limiti della propria maglietta, propria dell'oggetto di colore blu. Un po' di rito per la formazione di casa, con alle spalle la curva rossonera. Anche oggi, come dicevo in precedenza, il pubblico ha risposto alla grande, nonostante un campionato che purtroppo ci ha visto protagonisti solo nella seconda parte del
del torneo. Ovviamente ricordiamo che prima di consueto, prima della gara, il consueto incoraggiamento dei tifosi della curva ai ragazzi, ai giocatori che vanno ad applaudire i tifosi molossi. Direi che anche quest'anno la tifoseria rossonera si è distinta per la grande partecipazione a fianco dei colori rossoneri, nonostante, come dicevamo in precedenza, un avvio di campionato non certamente saltante, sicuramente però nella seconda parte del torneo la squadra ha risposto alla grande con un girone di ritorno caratterizzato da 13 giornate senza sconfitte. Abbiamo infatti 9 vittorie e 4 pareggi, quindi sicuramente un giro di ritorno all'altezza della casacca rossonera. Adesso c'è un piccolo inconveniente nella porta che attualmente risulta essere difesa da Fantoni, probabilmente c'è un problema alla rete con l'arbitro, il signor Ermitaggio di Ancona, che sta facendo sistemare agli inservienti della formazione molossa la rete, per l'appunto, che sembra avere qualche problema che ovviamente impedisce l'inizio della gara. Sembrano essersi risolti questi problemi. I giocatori intanto palleggiano nel centrocampo per iniziare ad acquisire un po' di ritmo gara. Vediamo che l'arbitro, che si è nuovamente posto sul cerchio di centrocampo, fa segno che tutto è a posto e può avere inizio quindi la gara, che è appena iniziata, con Darboe che appoggia a Mele, ma l'arbitro fa praticamente ribattere perché c'è stato un errore nell'inizio di questa partita. Ecco di nuovo Darboe che appoggia indietro per Mele, lungo lancio in avanti a cercare un proprio compagno, fa buona guardia però trattenuto a centrocampo, la palla però viene riconquistata dal Colored della formazione ospite, allarga sulla sinistra per Maiocchetti, ma la sfera finisce in fallo laterale. Mette in gioco la mancina con Mazzei, che allarga sulla per Esposito ancora all'indietro per Mazzei cerca di trovare un compagno libero e lo trova Mariano in avanti per Liurni, carica all'indietro per Mazzei, un Cassino che pressa molto alto sulla difesa rossonera. Ecco Toni appoggiarsi adesso a Pinna sulla sinistra. Pinna osserva il piazzato compagni, scodella centrocampo dove Guida riesce a liberarsi un avversario, appoggia all'indietro Esposito. Esposito guadagna la linea mediana del campo e di nuovo all'indietro per Pinna. Pinna cambio di gioco per Mariano, che stoppa di petto, cerca di liberarsi un avversario, viene poi contrato e appoggia al Tratenuto. Tratenuto si rifugia su Mariani, fase di studio questo inizio di questa gara. Il clima è abbastanza caldo, diciamo, precedenza ci sono circa 24-25 gradi, oggi qui a Nocera Inferiore, quindi vanno dosate anche le energie. Ecco però il Cassino che guadagna, recupera una palla restante al centrocampo con Darboe poi incespica sulla sfera e favorisce l'intervento di Tuninetti poi allarga per Tarotenuto si accentra e appoggia a Liurni. Liurni cerca di superare il proprio diretto avversario, riesce, ma viene steso dal calciatore del Cassino e se non andiamo in errato dovrebbe essere Maiocchetti, l'arbitro vicinissimo all'azione decreta un fallo in favore della squadra di casa. Sale l'incitamento dei tifosi rossoneri che capiscono l'importanza di questa gara. Come dicevo in precedenza, una vittoria oggi blinderebbe di fatto il secondo posto, anche se mancano ancora 5 giornate alla fine del campionato, compresa la presente, e la Nocera ha ancora qualche partita che appunto, pensiamo adesso alla partita di oggi con Liurni sulla sfera, osservo l'intenzione dei compagni, interviene Donetti, non riesce a scrivere Guida e c'è poi il rilancio della difesa del Cassino che tuttavia non riesce ancora a liberare la propria metà campo, infatti la sfera però è difesa di Tuninetti che però perde il controllo della stessa, lancia in avanti la formazione ospite con Tereduto che fa buona guardia e scodella nella metà campo avversario cercando di trovare la posizione ottima di Liurni, ma in realtà lo stesso è preso della difesa avversaria e che quindi giostra nella metà campo di centrocampo con Mele
Nele è praticamente fermo ad aspettare il movimento di qualche compagno, prova sulla sinistra a lanciare Maiocchetti, ma il pallone era terminato oltre la linea laterale del campo e quindi fallo laterale per la Nocerina, che si appresta a mettere in campo nuovamente la sfera con Mariano. Mariano cerca con le mani di servire Gaetani, che riesce a liberarsi del proprio diretto avversario. Gaetani sguscia tra la difesa del Cassino, ma alla fine fa buona guardia Mele, che giostra nel migliore dei modi e serve in attacco per il numero 11 Abreu. Abreu appoggia a Maiocchetti, Maiocchetti trova un lancio nel cerchio di centrocampo, però fa buona guardia Cidrella, vince in palla la Nocina, Cidrella riesce a servire Caro De Nudo, che lancia in avanti stavolta per Diurni, Diurni scatta sull'out avversario, ma interviene in una splendida scivolata, Lazzazzera fa sulla sfera e appoggia con Mele, e lo stesso Lazzazzera riescono poi a liberare la propria metà campo. Esce bene Cassino da questa fase di pressing da Cina, ma in realtà poi perde la sfera a centrocampo la squadra ospite con Esposito, che serve Guida sull'out di sinistra. Guida poi si fa recuperare da Raucci, che spedisce la palla in palla laterale. Lucina ancora in fase offensiva con Esposito, Esposito con le mani appoggia a Pinna, Pinna di nuovo per Esposito, cerca di liberarsi del proprio diretto avversario e guadagna un fallo laterale in zona d'attacco. Esposito fa segno a Pinna di aver gradito il passaggio che gli ha consentito, stavo consentendo di liberarsi del proprio diretto avversario, non vi è più riuscito. Scambio adesso sul fallo laterale Esposito e Guida. Guida si rifugia da Pinna, Pinna ancora indietro per Mariani, Mariani per Mariani appoggia a centrocampo per Tuninetti, Tuninetti allarga per Liurni, ma è ancora la difesa Nocerina che riesce a provare, cerca un lancio lungo in questo caso, Mariani non riesce però a liberarsi Guida, poi detto avversario scatta in attacco il giovane attaccante del Cassino Rossi, che però non riesce a controllare la sfera, e la stessa termina questa volta in fallo laterale per la Nocerina. La sfera vi è Esposito, Esposito per Gaetani, fa buona guardia adesso a centrocampo Cipriella, che si libera poi del avversario, ma viene stretto da Raucci, l'arbitro vicinissimo all'azione, decreta il fallo di punizione per la Nocerina. Batte velocemente Guida a cercare per l'appunto lo scatto di Mari sull'out di destra, Mariano cerca di trovare lo spazio per il corso, poi si rifugia da Caro De Nudo, creduto ancora per Diurni, siamo in fase d'attacco e la Nocina però continua a manovrare questa come dire, a avere una sfera, una manovra molto ampia, a cercare di girare una difesa abbastanza consolidata, quella del Cassino. Ricordiamo la migliore difesa del girone a questo punto, con 18 reti su 20, addirittura una in meno della Capezza, ma in questo momento c'è Esposito che si libera di Darboe, appoggia sulla sinistra per Guida, Guida punizione diretta avversario, si accentra ancora un'azione probabilmente fallosa da parte di Raucci, ma l'arbitro, che anche in questo caso era vicinissimo, fa segno che si può proseguire. Poi sportivamente la squadra avversaria mette la palla in fallo laterale, per cui quando siamo giunti al sesto minuto di gioco 0-0 tra Nocina e Cassino, Francesco, un inizio abbastanza soft da entrambi, infatti ci cerca di studiare ovviamente questa, cioè tu cerca di studiare il proprio avversario. Beh, direi più che soft, Antonio, un Cassino che appunto è permesso a dirlo a quattro giocatori in linea con il mediano di tutto rispetto. Non è pari con come il Cassino è la migliore difesa del torneo, e ha dei calciatori come Lanzazzera, come il Mileto, che ovviamente sono dei signori. Comunque a sgusciare Abreu,
Abreu cerca di liberarsi di Mazzelli. Abreu però contratto da Mazzei e quindi primo tiro dalla bandierina per la squadra ospite. Si appresta alla battuta il numero 4 Mele. In area ci sono tutti i giocatori della Nocerina, nessun atleta rossonero è al di fuori della rigore. Batte Mele, pallone per Mileto, cerca la sponda in aria, interviene Tuninetti, ancora Mele, out di destra, palla in area di rigore, interviene poi Fantoni su un timido colpo di testa di Maiocchetti, fa sua la sfera, perde poi l'attimo fuggente per poter servire Gaetani, provocando anche un attimo di come dire, di reazione abbastanza scomposta da parte di Nappi, che però ha guadagnato nuovamente la serenità al momento. Intanto Nocina prova un nuovo attacco offensivo sull'out di destra con Mariano al centro per Ciderella, provava un filtrante per Mazzei, ma a detta dell'arbitro il giocatore Nocerino Purosangue, ricordiamo, Ciderella, figlio dell'ex patrono rossonero Giovanni Ciderella, ha toccato con la mano e di conseguenza l'arbitro ha decretato una punizione in favore della squadra ospite. Alla battuta è andato Mileto ha servito sull'out di sinistra Maceriello, lo stesso però è stato contratto da un attento Garotenuto e la sfera è finita nuovamente in fallo laterale in favore degli ospiti. Maceriello serve all'indietro questa volta per la Zazzera si rifugia ancora da Mileto scambia con Mele in attacco questa volta per il giovane ancora Abreu era sgusciato sull'out di sinistra eludendo per un attimo la difesa rossonera, ma l'attento guardialine il signor Davide Fenzi di Treviso ha decretato una punizione fuori dei molossi, atteso che l'attaccante laziale era terminato oltre la difesa rossonera e quindi in fuorigioco. C'è uno scambio adesso tra Fantoni e Pin abbastanza pericoloso, ma la Cine non con Carotenuto che viene però fermato a centrocampo dalla difesa Ciociara, di nuovo sulla sinistra per Mazzei allarga per Pinna per Ciderella guadagna quasi la linea mediana del campo, l'ha appena superata, viene però steso questa volta da Rossi, l'arbitro vicino decreta fallo per la Nocina, probabilmente questa azione poteva essere anche una come dire causa di un cartellino giallo per il giocatore del però ha inteso far continuare. C'è stata anche poi una timida reazione da parte di Pinna nei confronti di Darbo, è intervenuto addirittura il guardialine a sedare gli animi in campo, c'era un attimo di tensione, probabilmente la partita e l'importanza della stessa viene comunque sentita dagli atleti in campo. È una gara molto, dobbiamo riconoscere la buona tenuta atletica del guardialine, ha fatto che uno scatto degno di note, insomma ha raggiunto in 3 metri qualche secondo, insomma. Esatto. Benissimo, adesso sulla battuta, questa posizione c'è Pinna scodella nel cuore della difesa del Cassino, ma fa buona guardia la stessa, e poi Tuninetti che allarga sulla sinistra a Guida, interviene Raucci e mette la sfera in fallo laterale. Guida con le mani per Esposito cerca di liberarsi di Darbo che non gli dà tregua, Raucci fa buona guardia, si appoggia sulla Zazzera, poi interviene addirittura lo stesso Guida, fa fallo su Raucci e di conseguenza fallo per il Cassino. Ancora un momento di tensione tra Raucci e Guida, sinceramente queste cose non servono a questa partita e nemmeno al calcio in generale. Diciamo che è stato bravo, molto esperto il calciatore del Cassino che ha aspettato in corsa il calciatore della Nocerina e praticamente gli è caduto addosso, è impossibile non pescare il pallo. Timido attacco del Cassino con un lungo lancio di Cocorocchio che ha cercato di imbucare per Rossi, fa buona guardia però la difesa rossonera che adesso guadagna nuovamente linea mediana del campo con Tuninetti lancia in profondità a cercare Guida, ma sullo stesso fa buona guardia questa volta Mileto si rifugia in fallo laterale. Direi che la Nocina sta provando a sorprendere
dal Cassino con questi lanci che possono andare a scavalcare la difesa del Cassino, ma per il momento nulla di fatto. Ancora Mancini che cerca una manovra, questa volta con Mazzei. Mazzei appoggia per Pinna quest'oggi nell'inedito ruolo di compagno di difesa centrale, quindi di difensore centrale di Mazzei, attese le squalifiche e anche qualche infortunato di troppo, insomma, a cui ha dovuto far fronte questa settimana Nappi. Mancini che manovra con una discreta velocità a centrocampo, questa volta con Tunetti che si appoggia ad Esposito, lo stesso scambio tra i due, Tuninetti per centrocampo per Mazzei. Cassino fa buona guardia e tant'è che addirittura su un rimpallo il giovane centrocampista del Cassino, e cioè Maciariello, stava cercando di involarsi, ma la sfera è terminata in fallo laterale. Battuta il fallo laterale per la Nocina, ma perde palla stupidamente a centrocampo la formazione rossonera, e fortunatamente Raucci sbaglia l'appoggio in profondità per Darbo, e di conseguenza la palla si spegne lentamente sul fondo. Quindi quando siamo giunti al quindicesimo minuto, Nocerina e Cassino sono ancora sullo 0-0, nessun tiro in porta per il momento, una partita abbastanza bloccata. Mariano prova a lanciare in avanti per Liurni, fa buona guardia la Zazzera, a centrocampo guadagna ancora la sfera la formazione ospite, è un momento di confusione totale, direi, Francesco, non si riesce ad imbastire una manovra degna di nota, i fischi che sentite in sottofondo accolgono i pochi tifosi del Cassino che hanno appena fatto il loro ingresso nel settore ospite. Riprendiamo la cronaca con Liurni che viene lanciato completa da parte di Citarella, ma era in abbondante posizione di offside il centrocampista offensivo rossonero. Il guardalino con qualche secondo di ritardo ha decretato appunto il fuorigioco. Allora, Antonio, Nappi, mister Nappi ha richiamato già un paio di volte Gaetani a venire incontro alla palla. Non aspettare, perché già abbiamo Guida e Liurni che devono lavorare sulla verticale. Gaetani un po' fermo. Attenzione, adesso Esposito cerca un fondo sull'out di sinistra, ma il pallone si spegne purtroppo in fallo laterale, quindi nulla di fatto. Riporta la palla a centrocampo il Cassino con Mileto. Mileto osserva il Cassino dei compagni con estrema calma, nessun calciatore della Nocina va a pressare il centrocampista del Cassino. Si allarga sulla destra l'attacco del Cassino con Cocorocchio, appoggio per la Zazzera, ancora Cocorocchio riesce a guadagnare il centro dell'attacco della Nocerina, ma fa buona guardia per il momento Mariano va a pressare sul lato sinistro, Cocorocchio addirittura in fase offensiva al limite della di rigore, appoggio per Raucci sul lato di destra per Darbo cross di rigore, deviazione di Esposito e la palla termina in calcio d'angolo, quindi secondo tiro dalla bandierina per il Cassino quando siamo giunti al 16° minuto e 30 secondi, sempre 0-0 tra Nocerina e Cassino. Sulla sfera si appresta a battere il numero 2 del Cassino, Raucci, probabilmente con la collaborazione di Mele. Infatti è proprio Mele che adesso si assume la responsabilità di questo tiro dalla bandierina. Raucci infatti gli ha lasciato l'incombenza di questo calcio d'angolo. Anche in questo caso tutti i giocatori della Nocerina sono a rigore. Scambio tra Mele e Raucci. Raucci all'indietro per Darbo. Darbo scodella nella di rigore, interviene Tuninetti, però maldestramente si alza una palla pericolosa nell'area di rigore e interviene Fantoni che poi con un lungo rilancio in attacco cerca di servire Gaetani. Gaetani viene però pescato in fuorigioco. Sei un idiota! Fuorigioco in cui era finito il calciatore della Nocerina. Secondo qualcuno Gaetani in realtà era partito dalla metà campo della Nocerina e di conseguenza non sarebbe finito in fuorigioco. Tanto sta però che l'arbitro ha decretato appunto questo offside, si riprende con un punizione per il Cassino, manovra nella linea mediana del campo. Erroraccio dell'arbitro. Mele per la Zazzera. Zazzera per Magliocchetti.
Maiocchetti ancora per la Zazzera, Darbo sull'alto destro per Raucci. Raucci dalle rigore, Fantoni fa sua la sfera con un intervento nella propria area piccola. Si riprende adesso con un lungo lancio di Fantoni, anzi no, lo stesso opta per un appoggio a pinna, pinna scambia con Mazzei per Mariano. Mocina cerca di ripartire, palla al piede in questi minuti con la costruzione dal basso, lancio di Mariano per Gaetani che anche questa volta era finito in fuorigioco. La difesa del Cassino molto alta, fa davvero una bella linea difensiva la squadra avversaria con la Zazzera e Cocorocchio, ma si vede sono abbastanza allenati sul tenere molto alta la loro difesa con un fuorigioco quasi direi perfetto finora. Comunque riprende la formazione ospite a macinare il gioco con Darbo che allarga sull'out di sinistra per Maiocchetti per la Zazzera, cerca l'affronto la squadra ospite, interviene poi Gradenuto, fa buona guardia e lancia in avanti dove però nessun calciatore rossonero riesce a controllare la sfera, la stessa quindi termina in fallo laterale. Con le mani si appresta a battere la Zazzera, osserva il piazzamento dei compagni, lancio con le mani di rigore, interviene però Mariano, limite della rigore, conclusione bellissima da parte di, dovrebbe essere stato Abreu, che ha calciato al volo verso la porta difesa da Fantoni, un intervento con la testa provvidenziata da parte di Tuninetti ha fatto sì che il Cassino guadagnasse il terzo tiro dalla bandierina. Quando siamo giunti al 20° minuto e Nocerino e Cassino sono sempre sulla 0-0, il Cassino si appresta a battere questo terzo tiro dalla bandierina. Palla in area di rigore, interviene a liberare Garotenuto, ma la sfera è ancora dei razziali, la conclusione viene contrata da Citarella e poi un debole appoggio da parte di Maiocchetti termina sul fondo e quindi nulla di fatto anche per questa azione da parte degli ospiti. Fantoni adesso rimette in gioco la sfera appoggiando a Mazzei sull'alto di destra per Mariano per Liurni, subito marcato dalla Zazzera, scarica a Carodenuto cerca un primo lancio profondo per Gaetani, non riesce però a partire la squadra di casa e quindi la sfera viene nuovamente conquistata dagli ospiti con Raucci che appoggia a Mileto in profondità a cercare Maiocchetti, c'è però la posizione questa volta di offside da parte della formazione ospite e quindi c'è un nuovo calcio di punizione per la Nocerina. Carodenuto ha battuto velocemente a favore di Liurni che si libera di Maciariello, si accentra il calciatore rossonero e appoggia sulla linea di difesa per Pinna guadagna la linea mediana del campo e cerca di appoggiare per Guida che viene però anticipato da Cocorocchio appoggia Raucci per Dabreu ancora nella linea del campo, per Maiocchetti guadagna l'out di destra e serve Raucci si libera di Carotenuto, cerca adesso di guadagnare media, il limite della rigore, mette in rigore ma Mazzei fa buona guardia e spazia in avanti. Vi è poi una spinta vistosa da parte di Cocorocchio ai danni di Guida ma l'arbitro fa segno che si può continuare, di conseguenza la sfera è preda ancora della formazione ospite che manovra con uno scambio tra Cocorocchio e Mileto per Mele, ancora Cocorocchio, la Zazzera, ancora Cocorocchio questa volta lancia sulla destra per Mileto in profondità a cercare un compagno e lo trova in Rossi limite della rigore, si accentra il calciatore ospite e cerca di liberarsi di pinna e il tentativo di mettere la sfera in aria da parte di Rossi è reso vano dall'ottimo intervento di pinna che spedisce la palla in calcio d'angolo e addirittura quindi il quarto tiro dalla bandierina da parte della formazione ospite che in qualche occasione appunto si sta rendendo pericolosa con qualche scambio a centrocampo e quindi poi la possibilità di imbucare sempre tra a favore di Rossi o di Maiocchetti che sembra aggiustare a una troppa libertà nel cerchio di centrocampo. Si appresta la battuta il solito Mele, tutti i giocatori nell'area di rigore, la Nocerina, Mele, Scodella in area di rigore, interviene
il calciatore dovrebbe essere stato un po' corocchio a colpi di testa, ma fa buona guardia Fantoni, nulla di fatto, quindi anche questa opportunità da parte del Cassino è stata sventata con una certa tranquillità da parte della difesa rossonera. Guadagna campo Esposito, che però viene poi subito fermato dal pressing di Rossi, si rifugia quindi da Pinna sull'auto di destra per Mazzei per Mariano cerca un compagno libero, lo trova in Carotenuto per Liurni cerca di liberarsi due avversari, cioè di Maiocchetti e di Maciariello, non vi riesce perché a detta del guardialine si è portato la palla in fallo laterale e di conseguenza non di fatto per questo attacco della formazione di casa. Linea di difesa della formazione avversaria con Mileto che scambia con Cocorocchio fa segno ai propri compagni di attendere per eventuali lanci di opportunità, ancora Mileto con questa fase attendista, diciamo che il Cassino tenta di far uscire fuori la Nocina dalle proprie posizioni per cercare di colpirla e di sorprenderla con qualche imbucata, nulla di fatto, infatti la Nocina fa buona guardia e guadagna la sfera a centrocampo con Toninetti si rifugia da Mazzei che cerca di liberarsi del pressing di Abreu, appoggia a Mariano si centra, cerca anche lui un compagno libero, non lo trova e di conseguenza di nuovo da Mazzei si passa per Esposito per Cittarella wow. Un lancio in proprietà a cercare Guida, ma Guida è sovrastato fisicamente da Croccio che fa sì che la sfera termini lentamente in fallo laterale e quindi anche in questo caso nulla di fatto per la formazione di casa. Quando siamo giunti al 25esimo minuto, ricordiamo il risultato 0-0 tra Nocerino e Cassino. Francesco, un commento su questa prima parte di gara? Allora, credo che in questo momento la Nocerina ha delle difficoltà perché è chiaro che poi l'assenza, il peso di Cardella ovviamente si fa sentire sotto certi aspetti, è un calciatore che chiaramente fa un po' la differenza. È chiaro che con qualche giocatore far fare o per tentare di far fare lo stesso gioco a Gaetani non è proprio la stessa cosa. Infatti mister richiamando più volte i tre Liurni e Gaetani di stare più vicini, di venire a prendersi la palla e non aspettarla, anche perché solo Cittarella non riuscirebbe a gestire i tempi, ma come aumenta il valore la partita dello stesso Toninetti che si trova poi al cospetto di tre uomini in un diametro molto stretto, quindi chiede in continuazione un grande lavoro, una grande mano ai tre davanti. Direi, Francesco, a corollare di quello che hai detto anche tu in questo momento, che forse Cardella manca nella misura in cui manca quel calciatore che è in grado di poter creare un po' di collante tra il centrocampo e l'attacco. Ecco, lungo lancio in avanti questa volta addirittura da parte di Mazzei a favore di prima di Cittarella e poi di Gaetani, ma entrambi non sono riusciti a sfruttare il lungo lancio del difensore rossonero, del capitano rossonero, e di conseguenza la sfera è terminata tra le braccia di Stellato. Parte il Cassino con Abreu che apre benissimo per Maiocchetti sul lato di sinistra, entra in area di rigore, fa buona guardia Mariano che sventa questo attacco da parte del Cassino, la sfera termina in fallo laterale, anzi no, sul calcio d'angolo, di conseguenza avremo il quinto tiro dalla bandierina, questa volta. Bravo Mariano perché ha preso, ha tolto il pericolo senza commettere fallo, che con un calciatore in corsa non è facile. Esatto. Il solito Mille alla battuta. Tocca corto per Maiocchetti e poi Cintino, prossima di rigore, c'è un mucchio incredibile e c'è la parata di Fantoni che evita di fatto la rete da parte di Rossi che di testa aveva colpito a pochi metri dalla porta difesa dal portierone rossonero. Fortunatamente il guizzo del nostro numero uno ha evitato che la sfera terminasse in rete. Quindi grande prontezza di Fantoni che sesto tiro dalla bandierina con Mele
vicino a lui c'è Raucci per un possibile scambio. Vediamo se questa volta Mille butterà la palla in aria, così infatti cross in area di rigore, ancora sotto Mucchio, fuori c'è il giocatore del Cassino Maiocchetti sulla seconda parte della sul secondo palo, e c'è stato praticamente l'ennesimo colpo di testa, questa volta mi sembra di la Zazzera, se non vado errato, forse no, è proprio Abreu che ha battuto a rete sul secondo palo, e fortunatamente anche in questo caso la sfera è terminata di poco al lato del palo difeso da Fantoni, quindi Nocina che ha corso due rischi proprio al cavallo del 25esimo e 30esimo minuto, con due occasioni abbastanza nitide con cui il Cassino si poteva portare in vantaggio. La partita adesso è ripresa con il Cassino ancora che riesce a recuperare la sfera a centrocampo. Mileto allarga sulla destra a Raucci. Raucci per Darbo. Darbo viene incontrato da Pin, che con un lunghissimo lancio prova ad innescare Gaetani su una buona guardia, ma recupera Gaetani in rigore, si cerca di liberare il portiere stellato, non vi riesce. Peccato, perché c'erano liberissimi in area di rigore sia Guida che Liurni, che potevano essere serviti in questo caso. Una buona occasione per la Nocina creatasi su un lungo rilancio della difesa di Pinna, con Guida che aveva con Gaetani che aveva vinto il rimpallo anche in maniera fortunosa con Cocorocchio, e solo davanti al portiere si è fatto improvvisare da Stellato, e quindi nulla di fatto per Nocerina. Quindi registriamo appunto queste tre occasioni nel giro di pochi minuti, due a fuori del Cassino e una per la Nocerina. Direi che a dimostrazione del fatto che probabilmente il Cassino riesce a gestire molto bene una fase difensiva con un recupero palla feroce, direi, a centrocampo, e la Nocerina che quasi quasi sta giocando più di rimessa che invece cercando di impostare la propria azione di gioco. Adesso c'è stato un tiraccio di che si è perso altissimo sopra la traversa difesa da Fantoni, quindi partita che ha vissuto un attimo una sorta di impennata in quanto ad emozioni nel giro di pochi minuti, quindi queste tre occasionissime, due per il Cassino e una per la Nocerina. Mazzei a impostare nuovamente per Pinna sbaglia l'appoggio, interviene Rossi porta vuoto, fortunatamente sulla sfera si scaraventa lo stesso Pinna, che rilancia in avanti ed evita che la Nocerina potesse titolare. È stato un erroraccio in fase di impostazione da parte di Pinna, con Rossi che questa volta a porta direi vuota poteva tranquillamente avanzare il centravanti del Cassino, si è anche in questo caso ha peccato un attimo di pinza e quindi ha voluto rendere più frettolosa la sua azione che poi ha permesso allo stesso Pinna di recuperare l'errore in precedenza, e quindi ha evitato la peggio proprio sulla linea della porta da parte difesa da Fantoni. Niente di fatto ancora una volta per la Nocina, che si imbatte contro il muro del Cassino. Maiocchetti sul out di sinistra supera tre avversari, ma poi deve rifugiarsi a sua volta su Mele per Mileto. Mileto allarga il gioco con un lungo lancio a cercare Abreu fa da sponda per Rossi, ma sulla sponda si fa anticipare da Citarella, che appoggia poi ad Esposito. Esposito per Gaetani, fa buona guardia però Mileto, che lo sovrasta fisicamente. Mileto è una potenza dal punto di vista fisico e atletico, si vede chiaramente. Poi Cocorocchio scarica su Raucci, ma interviene Citarella che lo stende. L'arbitro determina un'azione giustissima a favore del Cassino, e nuovamente va a sedare qualche animo un po' troppo agitato in questa partita, che secondo me non merita appunto che ci possano essere situazioni di tensione tra gli atleti in campo. Parte il Cassino con Mileto che scambia con la Zazzera viene processato da Gaetani provoca a sua volta l'errore nella fase di impostazione della difesa del Cassino, ma la stessa riesce ad averla meglio con un lungo lancio di Darbo, che trova addirittura una sorta di tiro cross con cui voleva sorprendere Fantoni, ma la sfera in questo caso anche questa volta termina molto alta sopra la traversa della porta difesa da Fantoni.
Antoni allarga sulla destra per Mariano lungo lancio in avanti a cercare Gaetani, che però viene di fatto contrato da Mileto, che con astuzia gli impedisce di saltare, e di conseguenza un vero e proprio up and down con Gaetani, questa volta che va a restituire il favore a Mileto e lo stende. Mileto fa un attimo un po' di scena, c'è un piccolo battibecco tra i due con l'arbitro, che ancora una volta è chiamato con la sua esperienza a sedare gli animi e far rientrare tutto nella norma. Mele si appresta a battere questo calcio di punizione proprio sul cerchio di centrocampo, quando ormai siamo giunti al 33° minuto. Ricordiamo sempre risultato ad occhiali 0-0 tra Procedina e Cassino. Mileto lascia la battuta a Mele poi scambia proprio con lo stesso Mileto. Mileto cerca un lancio in avanti su cui fa buona guardia, però Pin appoggia a Toninetti cerca di allargare sulla destra per Carotenuto, c'è un piccolo malinteso tra Carotenuto e Mariano però riesce a recuperare la posizione grazie proprio all'aiuto dello stesso Carotenuto. Pinocina guadagna nuovamente la sfera con Fantoni, che però predica calma, osserva il piazzale dei compagni e serve sulla sinistra Pinna. Pinna controlla la sfera e lungo lancio in avanti a cercare lo sempre Gaetani, su cui però fa buona guardia il roccioso Mileto, palla che termina in fallo laterale. In tribuna Mileto ha praticamente scaraventato la sfera in tribuna proprio a evitare qualsiasi ripartenza veloce anche della ribattuta da parte della Nocerino. Adesso la sfera è tra i piedi di Fantoni, che nuovamente cerca un lancio in avanti improbabile, però questa volta per Carotenuto. Lo stesso evita di intercettare la sfera, perché praticamente è impossibile la possibilità di recuperare questa sfera. La Zazzara con estrema calma si appresta a rimettere in gioco la sfera con le mani, appoggia a cercare Maiocchetti viene contratto prima da Mariano e poi da Toninetti, commette fallo stesso Maiocchetti, e l'arbitro infatti vicino anche questa volta determina una punizione a favore dei rossoneri. Donnetti scambia con Mazzei per Pinna cincisca anche ancora una volta con la sfera, si rifugia di nuovo da Mazzei supera il proprio diretto avversario, che nella specie è Abreu, appoggia Mariano nuovamente per Toninetti. Il pressing del Cassino è davvero asfissiante, lasciano poco davvero alla manovra i giocatori ospiti. Cittadella si abbassa, cerca di recuperare la sfera, scambia per Esposito per Guida. Guida è costretto a ritornare sui suoi passi e guadagna una difesa, una messa laterale in fase difensiva per la Nocerina. Ma vediamo che adesso però siamo giunti al minuto 35 e probabilmente Mister Nappi è pronto ad effettuare due cambi. Sembra infatti, ed è così infatti, entrano in campo Rossi e Pitti. Esce il numero 33, Bernardo Esposito, entra con la maglia numero 43, Giacomo Rossi. Quindi non vedremo più in campo Esposito, ma ci sarà Pitti al suo posto. Esce il numero 67, Davide Gaetani, entra con la maglia numero 3, Alessio Pitti. E la stessa cosa in attacco, esce Gaetani ed entra Rossi. Quindi Nocerina che effettua i primi due cambi al 36°. Francesco, questi due cambi effettuati da Mister Nappi, un commento su questa decisione di Mister Nappi? Credo che assolutamente era inevitabile, perché sulla verticale centrale Gaetani praticamente oggi veramente 30 minuti diciamo sfortunati per il calciatore, si vedeva che non era in grande spolvero, quindi difficoltà nella gestione sulle gambe. Quindi credo che abbia fatto benissimo a velocizzare, ha chiesto più lavoro, quindi gli 11 e Rossi credo che sia un'ottima soluzione. Ovviamente il campo ci dirà. Attenzione a Derbo, che cerca di guadagnare metri tra le difese, maglie di peso sfera, ma vediamo che Carotenuto si lancia in un improbabile tentativo di sfondamento del cuore avversario. Giustamente l'arbitro non ha decretato attenzione, perché
Carlo Sesto Caduto, che è caduto praticamente da solo. Lancio sull'out di destra per un liberissimo Maciariello. Maciariello punta il croce dei pali, colpito dal Cassino. Ottima conclusione quella di Maciariello, che con un destra giro ha praticamente stava sorprendendo Fantoni. Di fatto ha colpito un incrocio dei pali che veramente una conclusione davvero interessante, questa conclusione, vero Francesco? Sì, la gira veramente molto bello il calciatore Cassino. Segnaliamo, scusa Francesco se ti interrompo, che le sostituzioni di mister Nappi hanno anche provocato lo spostamento di Pin sul lato di sinistra, anche una zona del campo d'alto dove il Cassino ci aveva spesso impensierito con gli attacchi di Raucci e Darbo, e di conseguenza Petti a centrocampo, a centro di difesa a fianco di Mazzei. Quindi probabilmente un tentativo di Nappi di equilibrare sia un po' la parte d'attacco che anche quella della difesa, dove sull'alto di sinistra abbiamo sofferto le incursioni di Darbo, Raucci e dello stesso Mele, che di tanto in tanto ha provato qualche sortita sull'out di destra dell'attacco laziale. Soprattutto con, allora, riguardo agli ultimi, inevitabile lo spostamento della zona centrale. Ovviamente nella fase difensiva è andata la diagonale della fascia sinistra con Pin, che oltre a difendersi sta anche proposto, quindi diciamo che fosse, direi, giusta dal punto di vista tattico. Ah, no, Cina sta soffrendo molto anche sull'out di destra di metà, dove anche Maciariello e Meglioppetti stanno facendo un po' la differenza oggi nella questa gara, con delle belle sovrapposizioni, con delle belle giocate dal valore tecnico di categoria, insomma. Ecco. Adesso c'è Mele che cerca un lancio di profondità per proprio Maiocchetti, c'è però il gioco, anche se la conclusione poi di Mele in una mezza rovesciata era comunque terminata fuori. Fantoni rimette in gioco per Pinna, quasi colpito di sorpresa dal pallone passato dal estremo difensore della Noceria. Metti in profondità a cercare proprio Liurni. Liurni appoggia di nuovo a Pinna. Pinna si rifugia dallo stesso Petti, che poi di sinistro sventaglia sull'alto di destra per un liberissimo Mariano. Mariano guadagna la linea del campo, cerca un compagno libero, lo trova in guida, che addirittura si è abbassato fino alla linea mediana del campo per ricevere la sfera. Petti è un piccolo errore nel controllo da parte del calciatore della Noceria. Serve però Citarella in profondità per Guida viene anticipato da Cocorocchio e la sfera termina in fallo laterale, pronto a rimettere in gioco con le mani proprio Pinna in favore di Petti nella linea centrale della difesa rossonera con Mazzei. Stiamo intanto giunti al 41esimo, mancano 4 minuti al termine dei primi 45 minuti, salvo recupero. Le formazioni sono sempre ferme sullo 0-0 con il Cassino, che indubbiamente ha avuto molte più occasioni della Noceria per poter passare in vantaggio. Petti cerca questo lancio per Guida, viene però pescato in fuorigioco. Anche in questa occasione mi sembra evidente che l'attaccante rossonero fosse al di là della difesa del Cassino, che, ripeto, gioca molto alto, gioca benissimo, la squadra avversaria almeno sembra. La linea di difesa riesce a tenere molto in linea, appunto, l'ottimo Miletti che fa la guida con estrema attenzione. Proprio Miletti scambia con la Zazzera per Mele per Cocorocchio per Darbo. Cocorocchio viene toccato da Guida, che in modo tale che appunto fa perdere l'equilibrio al calciatore del Cassino. Il giocatore del Cassino perde l'equilibrio. L'arbitro, anche in questo caso molto attento, decreta una punizione in favore del Cassino. E vediamo come Carcione, il mister del Cassino, impartisce le proprie direttive ai suoi uomini, anche uscendo dalla propria area tecnica. Scambio adesso a centrocampo tra Darbo, Mele, Mileto, alto di sinistra per Maiocchetti per Maciariello per Darbo per Mileto sventagliata sull'out di destra per Raucci cerca lo scambio con
Poricchio, interviene Pin a liberare ancora il Cassino, limita il rigore con Magliocchetti. Magliocchetti cerca di guadagnare il fondo, vi riesce e guadagna il sesto tiro dalla bandierina per la squadra ospite. Dobbiamo riconoscere che il Cassino è stato ben messo in campo oggi. Quasi perfetto. Linea difesa alta, la parte che non è strutturalmente e tecnicamente fanno farsi vedere. Dobbiamo assolutamente muoversi, darci una volta. Mele la battuta per questo sesto tiro della bandierina. Palla nella di rigore, interviene a liberare proprio Pinna. La sfera termina in fallo laterale e c'è la rimessa in gioco con le mani da parte della formazione ospite. Mancano ormai pochi, siamo giunti al 43esimo e 40 secondi di questo primo tempo. Con le mani si appresta a battere Macerillo. Macerillo serve Mele, Mele per la Zazzera. La Zazzera ancora a scambio con Macerillo che cerca di liberarsi tutti i netti. Vi riesce, abile dribbling, guadagna il limite della rigore, entra la palla in area di rigore per Magliocchetti. Magliocchetti si lascia cadere, colpito probabilmente da un fulmine. È proprio crollato, ma se fosse stato colpito da un fulmine, evidentissimo. Che non voglio credere che sia stata una situazione, probabilmente ha perso l'equilibrio e di conseguenza l'arbitro anche in questo caso vicinissimo ha fatto correre, quindi la sfera è terminata sul fondo. Lungo lancio in avanti per cercare qualche calciatore libero da parte di Fantoni, nessuno riesce a sfruttare al meglio la possibilità di questo attacco rossone, addirittura poi a mio parere intervenuto sulla sfera viene però sanzionato dall'arbitro con una punizione e addirittura con il giallo, quindi giallo al minuto 45esimo per la Nocerina è stato sanzionato, è stato il neoentrato concesso un minuto di recupero. Abbiamo appena visto come l'arbitro ha concesso il recupero, quindi si giocherà fino al 46esimo. Io credo che dopo questa punizione, che è praticamente la sfera è collocata a circa 27 metri, 30 metri dalla porta difesa da Fantoni, l'arbitro decreterà la fine della gara, o meglio del primo tempo. Sulla sfera ci sono sia Darbo che il solito Mele, motorino e anche mente di questo Cassino, piccoletto calciatore che lei vede sicuramente raffinati. Prossima di rigore, interviene il portiere del Nocerino maldestramente, c'è la rete del Cassino. Rete del Cassino quando siamo giunti proprio al minuto 46 con Magliocchetti, che ha praticamente sfruttato al meglio un errore di Fantoni, che era a sua volta dovuto intervenire quasi miracolosamente su un tiro ravvicinatissimo proprio dello stesso Magliocchetti, quindi c'è stato la punizione battuta da Mele sul secondo palo, è intervenuto con un colpo di testa Magliocchetti da posizione molto ravvicinata. Fantoni è riuscito a bloccare, a respingere la sfera ma non allontanarla dallo specchio della di rigore, lo stesso specchio della porta, lo stesso Magliocchetti si è scaraventato sulla sfera e ha battuto praticamente a porta vuota con un colpo di testa. Direi che tutto sommato, Francesco, la Nocerina non ha proprio meritato nulla di meglio in questo tempo, nel senso che il Cassino ha giocato meglio di noi, ha avuto più occasioni. È giusto riconoscere questo svantaggio, anche se devo l'ultima chiosa, evidentemente non era punizione. Sì, assolutamente sì. Ovviamente, come pensai Antonio, io ho un ragionamento, io faccio anche un ragionamento va al di là di l'errore arbitrale. Io credo sfortunati voi, ma bravi Cassino che ha creduto fino a questo momento ha giocato meglio, non dico meritato perché è una rete che è arrivata nelle partite finali, sarebbe effettivamente troppo dire meritato, ma comunque sicuramente il Cassino ha meritato, diciamo così,
il metro in più che si è guadagnata durante la gara. Anche sicuramente bravi loro, ma molto demerito nostro che credo abbiamo iniziato con un Gaetani secondo me non in buona forma e probabilmente il pitcher aveva chiesto allo stesso Gaetani un lavoro che forse non poteva dare. Il fatto sta che dopo aver giocato credo ci sia un problema di linee, di audio, penso. Sì, credo di sì. Mariano, hai l'audio disattivato? Scusami. Ecco qua. No, niente, non si sente. Allora, il primo tempo ovviamente finisce nel peggiore dei modi, con la rete da parte della formazione laziale al 45esimo, con Maiocchetti che ha sbloccato la partita al termine del primo tempo. Quindi Nocerina Cassino 0-1. Mariano, non un bel primo tempo. No, non un buon primo tempo, ma il Cassino molto più in palla della Nocerina, diciamo le cose come stanno. Per il Cassino non ha demeritato il vantaggio, meritava secondo un vantaggio un po' più largo, per due o tre occasioni. Nocerina che nei primi 30 minuti ha cercato di essere furente, però non era Nocerina che ci ha abituato. Il Cassino per ora non stava rubando nulla, al di là dell'occasione sì, magari non era punizione, però mai come questa volta il Cassino sta meritando di vincere questa partita. Non c'è che deve subito svegliarsi nel secondo tempo, perché così nemmeno il secondo posto fai, e nemmeno il terzo e il quarto. Veramente oggi batterie scariche. Eh sì, per il momento sì, perciò sarebbe stato ovviamente buono andare all'intervallo sullo 0-0, ovviamente, però vediamo, ce ne sono altri 45 minuti di tempo per poter ovviamente ribaltare la partita. Vedremo anche se Mister Nappi opterà per qualche cambio sin dal primo tempo, anche se non credo. Allora andiamo a leggere magari qualche messaggio, Mariano, poi andiamo anche a vedere un po' quelli che sono i risultati. Intanto vi ricordo che posso dire che sta vincendo anche la Romana, quindi ad ora addio secondo posto, perché quello è l'obiettivo che ci resta. E l'Ischia che ha vinto nell'anticipo per 1-0 contro l'Atletico Uri, quindi vince anche l'Ostia Mare. Sì, l'Ostia Mare contro Lazio, poi magari dopo se riesco a mettere la classifica. Ovviamente in prima posizione ha vinto la Cavese, che se dovesse finire così oggi a Nocera sarebbe matematicamente promosso in Serie C già oggi. 4 giornate alla fine, 13 punti. Sì. Mancano ovviamente 4 partite. Nocerina che attualmente manterrebbe ancora il secondo posto, però poi ci sarebbero Cassino, Ischia e Romana, quota 51, quindi lì sotto. Sarebbe oggi importante anche pareggiare. Siamo già in casa, diciamo. Sì, sarebbe importante per il secondo posto, perché comunque terresti a 3 punti di Ischia e comunque allontaneresti un po' il Cassino. Però vediamo, ci sono ancora 45 minuti. Allora è tempo che mi si sblocca il PC, il Mac purtroppo va così, eccoci qua. Comunque, allora, comunque hanno problemi anche loro, quindi ci danno l'ok loro fra un paio di minuti. Penso che interverranno Felice e Francesco Croce da San Francesco. Per il... E allora ne approfittiamo per leggere qualche messaggio. Allora, Chiara, ci sono ancora 45 minuti. Mariano, se vince recupera 3 punti, no 5, quindi siamo sì, il fatto del Romana credo si riferisca. No, non lo so. Il Romana sì, le partite no, le ha fatte. Sì.
Allora, manca tutto il secondo tempo, vabbè, credo perché ci stanno anche alcuni commenti dei tifosi della Cavite, cioè, ci stanno anche questi commenti qua. No, tra l'altro sto leggendo che hanno scritto che i nocerini avrebbero assediato i cassinati, ma non è vero, raga, non mettiamo queste cose in mezzo. Cioè, non mettiamo queste cose in mezzo. Già lo sappiamo che noi, già per dei fumogeni autorizzati, ci squalificano il campo. Mettiamo anche queste fake news in mezzo, va bene così. Mo sto leggendo nei commenti. Antonio dice che te ne fai del party, giochiamo così, però no, però intendo che se la partita deve andare... Quello intendevo io. Ovviamente non è che sia semplice, non ci dimentichiamo che la Nocerina non perde da 13 partite, voglio dire, quindi non è che è proprio facile vincere, cioè non perdere mai, quindi proprio siccome è uno scontro diretto, già non perderlo vorrebbe dire almeno tra noi e loro tenere la stessa differenza. Poi è ovvio che l'Ischia che si è un po' avvicinato eccetera, però sarebbe già importante non perdere, iniziamo innanzitutto a pareggiare e poi vediamo. Allora, Andrea, intanto se esce qualche commento è perché ne arrivano altri, quindi magari sbaglio a cliccare. Allora andiamo un po' più a ritroso. Allora, siamo sulle gambe, palleggio lento e sterile. Davide, complimenti da Cassino per la vostra sportività. Giuseppe, buongiorno a tutti dal Friuli, sempre forza Nocerina. Poi centrocampo inesistente, ci stanno sovrastando fisicamente a centrocampo. Mariano, magari ti chiedo anche tecnicamente un po' come hai visto il primo tempo. E poi diciamo che più che prendercela fisiologicamente ci sta, fisiologicamente ci sta che la Nocerina crolli. Il Cassino è una delle migliori squadre del campionato, è quella più in forma del campionato per rendimento. Anche che dice stanno facendo miracoli, infatti hanno dei giovani veramente... No, ma no, non è fare miracoli, perché il Cassino sono già un paio d'anni che sta facendo questo. Il Cassino è l'unica squadra che ha battuto in casa in trasferta la Cavese, qualcosa vorrà più significare. Insieme al Tredico Uri è l'unica squadra che è riuscita a sconfiggere la Cavese oltre il Nuova Florida, ma quella è una partita che... una non partita, perché la Cavese comunque, diciamo che col pareggio di Nocera si era messa a distanza, quindi poteva starci perderla. Niente, quindi io penso che fisiologicamente la Nocerina sarebbe crollata, e purtroppo sta succedendo oggi. Spero che riesca, come hai detto tu, quantomeno a pareggiarla. Intanto Peppe, sono ritornato a San Francesco, se vuoi darvi la linea. Allora, vediamo se sono già pronti. Si sono già pronti. Okay, stanno forse adesso. Sì. Okay, no, non vorrei che non va collegato. Lo diciamo, ok Mariano, vedo che lo stai facendo tu. Allora, ragazzi, vi chiedo ovviamente di non offendere tra i commenti, e adesso vediamo un attimino di cerchiamo per una buona volta di... non lo so, vabbè. Ormai ok, ci sono, metti l'audio, vai. Ok, sì, andiamo. Al termine dei primi 45 minuti di gioco, dove la Nocerina soccombe in casa alla San Francisco per 1-0, ma strada al 46esimo minuto di gioco del primo tempo per un gol di Maiocchetti, e all'interno dell'area di rigore di testa ha trafitto Gianmarco Cantoni. Ecco, siamo qui con il nostro amico Marco, quindi 45 minuti di gioco dove la Nocerina è stata in balia, diciamo così, dell'avversario, quando ha lasciato l'avversario, c'è bisogno però fare qualcosa di però se la musica non si è cambiata, una cosa, saluto a tutti i tifosi, speriamo che il secondo tempo di la sua rimarca,
il peggior primo tempo della Nocerina che mi ricordo da Ischia arrivare oggi, è il peggior secondo primo tempo fatto. Speriamo che il secondo tempo sarà la Nocerina delle ultime partite con molta più convinzione. La prima cosa io dico sempre mentale, una convinzione mentale, arrivare prima sui palloni dall'avversario. Marco, la considerazione è che magari non appena ci sono squadre che vanno a prestare soprattutto la mediana della Nocerina, sembra che i rossoneri, insomma, di mister Nappi possano avere qualche difficoltà nel contenere le scorribande offensive. Si è visto contro il Lanzio in trasferta, si sta ripetendo qui al San Francesco, però sostanzialmente, ecco, ci sono ancora 45 minuti di gioco. Il Cassino è sicuramente una squadra, la miglior difesa del campionato, però probabilmente, ecco, insomma, con un 1-0 bisogna osare e magari tentare anche la carta di Cardella, il numero 9, che possa portare magari sicuramente gioco alla Nocerina, facendo salire i propri compagni di squadra e dandogli una mano soprattutto in una zona dove la Nocerina attualmente è stata nulla. Sicuramente quello che dicevo pure prima è peso, è pieno, la difficoltà è sulla mediana, ci facciamo raddoppiare e triplicare pure, posso dire, in questa partita, perché i giocatori del Cassino mi sembrano sulla mediana due in più. Sì, la carta cartella che ho visto che è corso prima, appena abbiamo subito il gol nello spogliatoio, penso che prepararsi, ma dobbiamo essere convinti, al di là della carta di cartella, sulla mediana, a triplicare, a raddoppiare pure noi. Deve essere un'altra, il secondo tempo, una svolta diversa, li vedo già convinti, sono usciti prima dallo spogliatoio e devono essere molossi veri in questo grande secondo tempo che devono fare. Ora, amici di Nocerina Live, noi vi lasciamo ovviamente alla web cronaca del nostro Antonio Cervino, coadiuvato da Francesco Croce. Ci rivediamo ovviamente per quelli che saranno i collegamenti post 90 minuti con la zona mista, sempre a cura del nostro Antonio Cervino. Intanto, dal vostro Francesco Fiero e Marco Botta, è davvero tutto. E allora, in bocca al lupo ai Molossi e forza Molossi! Allora Peppe, aspettiamo solo l'ok di Antonio per ritornare al commento, vediamo già le squadre posizionate a centrocampo. Allora, no, lascia, poi al fischio iniziale. Adesso stanno ancora parlando loro con il microfono. Ok. Mettiamola, io vedo che sono già posizionati, quindi direi di mettere già la grafica. Ecco qui. Ecco Botta. Riprendiamo la cronaca del secondo tempo di questo Nocerina Cassino. Ecco partiti. Ricordiamo il parziale tra Nocerina e Cassino, 1-0 per la formazione ospite, rete di Maiocchetti. Adesso si parte sull'out di sinistra, Guida mette di rigore per Liurni, contrato al momento della conclusione da parte di Cocorocchio e il Cassino si salva subito su questa incursione della Nocerina, che adesso recupera ancora palla con Petti scaraventa sul lato di destra per Rossi per Liurni combatte come un leone, supera due avversari, l'arbitro però afferma che Liurni ha colpito in maniera irregolare il calciatore Mele del Cassino, addirittura è stato anche sanzionato con un cartellino giallo il numero 11 rossonero. Nocerina che è partita alla Garibaldina in questa seconda fase della gara, quindi in questo secondo tempo, occasionissima proprio per Liurni, che imbeccato da un Guida sgusciante sul lato di sinistra ha cercato di battere la rete, ma è stato contratto proprio al momento della conclusione da Cocorocchio, che ha evitato la capitolazione di Stellato. Nocerina adesso che manovra ancora sul lato di destra con Rossi però si trascina la sfera in fallo laterale dopo un palleggio appunto sull'out esterno. Con le mani la Zazzera prova a rimettere in gioco per i suoi, cerca un compagno libero, lo trova nelle retrovie con Mileto fa scivolare la sfera quasi sul fallo di fondo, perde la sfera che da parte di Liurni e c'è la punizione per il Cassino. Direi che si tratta di una decisione alquanto discutibile. Liurni
in pratica aveva guadagnato la sfera e Mileto l'ha praticamente steso e inspiegabilmente l'arbitro ha assegnato la punizione al Cassino. Direi una decisione sicuramente discutibile, ma tant'è, nulla di fatto, 1-0 per il Cassino. Ripartono Cina con Carotenuto, una formazione praticamente cambiata dal punto di vista psicologico, è una formazione quella rossonera che la sta provando a rimettere subito sul piano del pareggio. Carotenuto, scodella in area di rigore per Rossi, Rossi più lunga, accende la di rigore, c'è Guida, stoppa la conclusione, la contrata da Darbo, nulla di fatto, fallo laterale per la Nocina, ancora Carotenuto con le mani, è un cross praticamente nella di rigore, quello del numero 5 rossonero, il pubblico si infiamma, Carotenuto mette in area di rigore per Rossi, prolunga per Pinna, conclusione, la palla parata dal portiere Stellato, ha salvato sulla linea, occasionissima per la Nocina. Occasionissima per la Nocerina che stava trovando il pareggio in questo secondo tiro del secondo tempo con Pinna. C'è stato un vero e proprio salvataggio di Stellato che ha praticamente con un colpo di reni all'ultimo secondo ha evitato la capitolazione. Calcio d'angolo batte Liurni. Siamo sotto la tribuna, Liurni scodella in area, interviene Petti, traversa, ancora è parata sulla linea questa volta del portiere Stellato, traversa di Petti, praticamente Nocina a un millimetro dal pareggio. Francesco? Direi una doppia occasione in pochissimi minuti per la Nocerina che sembra scesa in campo ovviamente con l'intento di ovviamente di ribaltare. Ecco, ancora di nuovo Guida supera l'avversario, viene steso dal Cocorocchio, punizione e giallo per il difensore del Cassino, fermato con un fallo diciamo così da esperti, ma l'arbitro era molto vicino. Cina quindi che in pochi minuti ha guadagnato le stesse occasioni che il Cassino ha guadagnato nel primo tempo, lo ricordiamo, Liurni prima con un doppia azione, attenzione ancora a Cina però che avanza sul lato di destra con Liurni cerca di liberarsi proprio di Cocorocchio, Liurni cerca di liberarsi dell'avversario, poi appoggia a Carotenuto si libera di Maiocchetti, stava cercando di servire con un filtrante Cittarella ma fa buona guardia alla difesa del Cassino che riparte con Abreu punta l'avversario, viene steso da Mazzei, inevitabile farlo. Punizione per il Cassino, non era Mazzei per questo fallo ma Mariano ha praticamente steso Abreu che si stava involando verso la porta difesa da Fantoni. Partita che si è letteralmente infiammata dopo un primo tempo un po' soporifero, con occasioni ovviamente maggiori per il Cassino. Poi secondo tempo in cui la Nocina ha buttato un po' il cuore oltre l'ostacolo, ha cominciato alla Garibaldina, come dicevamo, con 4 occasioni, batte velocemente adesso il Cassino, un pallone di rigore, interviene a liberare lo stesso Mazzei, conclusione contrata da parte del difensore rossonero e rilancio in avanti per Liurni per cerca di versi di D'Abreu, ma D'Abreu fa buona guardia e guadagna ovviamente un fallo laterale. Rossi per Carotenuto. Carotenuto si appoggia a Mazzei per Petti. Petti per Guida si fa anticipare da D'Abreu, ancora Petti, poi Guida recupera la sfera e cerca di servire Pinna ma fa buona guardia la difesa del Cassino che riparte prima con Raucci e poi con Mele per la Zazzera in avanti a cercare lo scatto di Maiocchetti viene contato da Mariano e la sfera termina in fallo laterale in favore dei rossoneri. Gli uomini di Mister Nappi sono scesi in campo con un piglio completamente diverso. Petti, lancio in avanti a cercare Guida tiene la sfera in gioco sull'out di destra, si libera di un avversario,
prova ad accentrarsi e lancia lunga a cercare Pinna, ma la sfera è troppo vicino al portiere del Cassino Stellato, che fa sua la sfera e poi si cerca un compagno libero. Con calma serve Mileto, lungo lancio in avanti a cercare a breve, viene ricevuto da Mazzei cerca di liberarsi di un suo diretto avversario, lo trova, poi trova un appoggio in guida per Pinna subisce fallo da parte di Maiocchetti, ma a detta dell'arbitro è stato proprio il difensore rossonero a commettere fallo e di conseguenza determina una punizione in favore della squadra cassinate. Sulla sfera si appresta a battere Cocorecchio. Siamo giunti al settimo minuto, appoggio all'indietro di Cocorecchio per Stellato. Maiocchetti non tiene la sfera in campo, fallo laterale per la Nocerina, ma nel frattempo non si riesce perché c'è un cambio. Dal boato del pubblico capirete che entra in campo il bomber rossonero Cardella. 17, Rodrigo Martino, Filippetti, entra con la maglia numero 9, Federico Cardella. Entra Cardella ed esce Tuninetti. Vedremo adesso in che modo si posizioneranno gli uomini in campo. Nocerina completa d'azione anteriore con quattro giocatori dalle spiccate caratteristiche offensive, cioè Rossi, Cardella, Liurni e Guida. Centrocampo con Carotenuto, Cidarella e con Cidarella e Pinna, probabilmente avanzato proprio a centrocampo. In difesa Mazzei, Mariano e Petti. Adesso subisce fallo a centrocampo proprio Cidarella, che in una sortita offensiva aveva superato Darbo, ma lo stesso giocatore del Cassino lo aveva praticamente steso davanti agli occhi dell'arbitro, che adesso fischia per questa punizione. Pinna in area di rigore per Cardella, palo! Fuori gioco. La palla, cioè l'azione era appunto si riparte. Questo è l'uno del San Francesco. Darbo libero nella metà campo della Nocerina, guadagna il fondo, cross in area di rigore, cross sballato, nulla di fatto. Se ne riparte con Santoni. Mariano, lancio lungo l'auto di destra proprio a cercare Cardella, che fa sportellate con la Zazzera e guadagna un fallo laterale. Rimessa con le mani all'altezza della panchina della Nocerina, Cardella riceve e scambia con Mariano. Mariano nell'area di rigore per Rossi, commette fallo, lo stacco con la Zazzera, probabilmente il calciatore rossonero ha allargato troppi gomiti. L'arbitro, anche questa volta vicino, non poteva non sanzionare l'intervento scomposto evidente del calciatore della Nocerina. Nocerina sembra essere schierata addirittura con un 4-2-3-1. Stellato, lungo lancio in avanti a cercare Rossi, interviene Petti, Darbo alimenta l'azione del Cassino con Mazzei, che supera il diretto avversario Darbo, e anche in questo caso l'arbitro con Mele che simula un intervento scorretto da parte del calciatore della Nocerina, e l'arbitro, per non dare torto a nessuno, ammonisce sia Cidarella che Mele, che probabilmente erano venuti a contatto con la sfera lontana, e quindi probabilmente l'arbitro ha voluto nuovamente sedare iniziative bellicose tra i 22 in campo. Mazzei è pronto a battere questa punizione, osserva il piazzamento dei compagni, scodella sul out di sinistra dell'attacco rossonero con Liurni, che cercava di prolungare per Pinna, non vi riesce. Darbo poi anticipa in maniera pulita, a detta dell'arbitro Cidarella,
caro Tenuto, però da mastino del centrocampo recupera la sfera, cerca un lancio in avanti per Liurni. Liurni però non riesce a mantenere la sfera in campo, anche perché il lancio effettivamente era troppo esterno e di conseguenza impossibile da raggiungere da parte del calciatore della Nocerina. Nocerina che dopo una leggera sfrata iniziale continua a pressare e a mettere agonismo in questa gara, ma non ha avuto ancora occasioni da rete successiva alle conclusioni con cui aveva sfiorato il pareggio all'inizio della ripresa. Ecco che Fantoni parte con un lungo lancio in avanti a cercare proprio Cardella, ma la sfera è preda addirittura del portiere Stellato, che con la massima tranquillità si sposta la sfera quasi sulla linea di fondo campo ad invitare Cardella proprio a andare a cercare di dargli fastidio, ma senza successo. E con estrema calma il portiere del Cassino, che oggi indossa una divisa completamente verde, mette in avanti, ma a detta dell'arbitro c'è stato un gioco irregolare da parte di Cardella, che probabilmente non doveva alzato troppo la gamba nel tentativo di infastidire il portiere del Cassino. Siamo intanto giunti al minuto 13 di questa ripresa, sempre 1-0 in favore del Cassino. Cardella a centrocampo cerca di liberarsi di rotti di tre uomini senza però riuscirvi, sfera quindi a Mileto, Mileto per Raucci, su Raucci interviene duramente Pinna e anche in questo caso l'arbitro estrae il cartellino giallo nei confronti del difensore del Nocerina. Partita che si è un po' incattivita con numerosi cartellini gialli. Evidentemente la posta in palio è sicuramente significativa e il Cassino farà di tutto per portare a casa questa vittoria, così come invece Nocerina farà di tutto per provare a riequilibrare la sorte dell'incontro e poi probabilmente cercare di mettere la zampata finale. Intanto sfera che sul lancio di Mele termina in fallo laterale, con le mani si appresta a rimettere in gioco Mariano, che serve Cardella. Cardella cerca di girarsi tra un nucleo di avversari, non riesce, la sfera infatti è preda di Darbo, che serve Raucci. Raucci però perde il dribbling a favore di Pinna. Pinna si libera a sua volta del diretto avversario e prova l'affondo servendo sull'out di sinistra Liurni. Liurni, un occhio alla di rigore, cross in aria, interviene il portiere sul colpo di testa di Cardella. C'è stato ancora una volta l'intervento di Stellato, che di fatto ha tolto ancora una volta la sfera dall'angolino alto. Quindi ancora un'occasione per la Nocerina. E adesso si appresta a battere il secondo calcio d'angolo della sua partita con Liurni. Diciamo che la Nocerina meriterebbe il pareggio, dai. Le occasioni prodotte, sì. Liurni in area di rigore, mette la palla al centro e c'è il solito fallo di confusione che viene decretato da parte dell'arbitro per un intervento probabilmente scorretto di Rossi ai danni di Mele. L'arbitro quindi ha fermato il gioco. Si è trattata di una spinta che probabilmente il direttore di gara, lo ricordiamo, il signor Ermitaggio di Ancona, ha ravvisato nel movimento scomposto di Rossi. Stellato, lungo lancio, la sfera supera il limite del campo, interviene però Mazzei a fare buona guardia su Abreu. Abreu però dopo un rimpallo riesce a guadagnare la sfera, che però perde grazie all'intervento deciso ma pulito di Carotenuto. Carotenuto poi serve Rossi. Rossi allarga sulla sinistra per Liurni. Liurni ha due uomini su di lui, cioè Raucci e Cocoricchio, ma riesce comunque a superare il diretto avversario, commette poi fallo e rovinosamente poi addirittura Citarella è colui che commette il fallo finale che l'arbitro decreta in maniera come appunto scomposto, e di conseguenza c'è una punizione a favore del Cassino. Sulla sfera il solito Mileto, cincischia un po' il roccioso difensore Cassinate, osserva il piazzamento dei compagni e parte il lungo lancio a cercare Magliocchetti. La due della rete spizza per Maciariello, l'ultimo tocco però è proprio di Mariano e quindi fallo laterale in favore del Cassino, che adesso prova un po' ad allentare la presa della Nocerina.
con le mani va proprio Maciariello a mettere in gioco per Magliocchetti. Magliocchetti anticipato dal duo Mariano Cardenuto. Fallo di La Zazzera e danni di Cardella, intervenuto in maniera molto dura e rovinosa il difensore del Cassino. Mancina riprende il gioco con Mariano, che serve Petti per Mazzei per Mariano cerca di liberarsi di Magliocchetti commette fallo e quindi punizione per la Nocina. Siamo proprio all'altezza della linea mediana del campo. Magliocchetti non concede la distanza minima a Mariano, poi Mariano se la prende di forza questa distanza minima. Serve Petti per Liurni a favore di Guida nella metà campo avversaria, allargo sulla sinistra per Pinna, crossina di rigore per Cardella, colpo di testa, miracolo di Stellato l'ennesimo del portiere avversario. Proprio per Cardella out di destra, serve un compagno che è caro tenuto per Cidarella, interviene Darbo e spazio in avanti, Petti sbaglia lo stop ma interviene dunque Mariano riesce a liberare per Pinna, Manocina gioca, Cardella sbaglia lo stop. Peccato, era un'occasionissima. La Nocina poteva sfruttare meglio questo momento. Si accendono gli animi in campo. Anche perché i giocatori del Cassino sono stati colpiti tutti quanti da fenomeni di crampo. Adesso per la maglia numero 8 Darbo entra per la maglia numero 20 Cavaliere. Crampo acuto per tutti. I giocatori del Cassino sono crollati alla prima interruzione che c'è stata. In un solo colpo. Incredibile. Un po' di nervosismo in campo, anche perché probabilmente i calciatori del Cassino non stanno, direi, facendo nulla per non alimentare inutili polemiche, ma sono cose di campo, possono accadere. L'arbitro è riuscito a rimettere tutto in tranquillità. Direi che è sembrato un po' anomalo come tutti i calciatori del Cassino si fossero buttati per terra appena la palla è uscita in fallo laterale. L'arbitro, infatti, vediamo che all'esito di questi continui battibecchi e anche qualche momento di tensione ha estratto un cartellino giallo nei confronti di Mileto. Intanto è ancora a terra il calciatore Rossi, che adesso si sta alzando, viene accompagnato dai sanitari fuori dal terreno di gioco. E si sono già persi abbondanti 3 minuti di gioco. Sono intanto usciti dal terreno di gioco per il Cassino Darbo ed è entrato in campo Cavaliere ed esce anche il numero 9 Rossi. Continuo a perdere tempo da parte dei giocatori del Cassino, veramente uno spettacolo, direi, indegno. Esce con la maglia numero 4 Francesco Mele, entra con la maglia numero 15 Luigi Lucchese. Esce Mele ed entra Lucchese. L'ultimo cambio per il Cassino. Esce con la maglia numero 9 Francesco Rossi. Esce Rossi. 19 Luigi Bianchi. Ed entra Bianchi, quindi in campo Bianchi e Lucchese.
c'è confusione adesso anche per battere il fallo laterale. Finalmente si riprende, siamo giunti al 22esimo, ma di fatto non si è giocato per 5-6 minuti. La zazzera lungo per Abreu sulla linea di fallo laterale, serve Maiocchetti per Cavaliere, interviene però Petti e allarga sulla sinistra per Pinna per Mazzei. Lunghissimo lancio in avanti a cercare proprio Rossi. Il guardaline ha decretato un fuorigioco di Rossi, scatenando l'ira del Funambolli Conappi, che si è ha oltrepassato la propria linea tecnica, l'area tecnica, e l'arbitro non poteva fare altro che ammonire, quindi è stato ammonito anche Nappi. Cina adesso prova a recuperare la sfera a centrocampo con Guida, vi riesce, serve Carotenuto però braccato da due giocatori avversari, riesce a scambiare con Petti, che allarga poi sulla destra per Mariano per ancora per Guida, si gira su se stesso, prova a liberarsi della sfera, serve Cittarella sull'out di sinistra per un liberissimo Pinna, cross in rigore sbagliato, peccato, era una buona occasione per la Nocerina da sfruttare al meglio, anche perché Pinna di fatto era liberissimo sul lato di sinistra, doveva semplicemente appoggiare la palla al centro della rigore, è uscito fuori un cross da dimenticare. Stellato mette in gioco per Mileto a centrocampo, Abreu viene anticipato da Cordenuto, c'è però un intervento scorretto da entrambe le parti, quindi sia Abreu che Carotenuto restano fermi sul terreno di gioco, colpiti probabilmente alla testa, e l'arbitro decreta la sospensione della gara per permettere ai sanitari di soccorrere i due calciatori che sono purtroppo a terra in seguito a questo intervento. Francesco, dopo la fase iniziale in cui Nocina ha spinto molto sull'acceleratore e avrebbe anche guadagnato, meritato il pareggio, ci sono state queste continue interruzioni che sicuramente non agevolano il forcing rossonero. È chiaro che poi il Cassino ha tutto interesse a far sì che cerca di spezzare il ritmo dei Molossi, che ovviamente dall'inizio della seconda parte della gara sono scesi in campo con una voglia sia psicologica che agonistica, che ovviamente ha messo in difficoltà effettivamente la retroguardia cassinate. Ovviamente noi dobbiamo stare molto attenti a non cadere nella trappola, diciamo così, della rissa, della discussione, perché è quello che ovviamente cerca di fare il Cassino con qualche atteggiamento non proprio idoneo. Però il calcio è anche questo, la Serie D è anche questo, ci vuole anche un po' di malizia. Andiamo con la web cronaca. Mazzei cerca di liberarsi, cioè di liberare la sfera, che però poi Maiocchetti di fatto si sta trascinando sul fondo, nulla di fatto, addirittura Abreu poi sul lungo lancio di Mazzei interviene e mette la sfera in fallo laterale, sulle mani è pronto a rimettere in gioco Mariano, che appoggia su Rossi in avanti per Cartella vistosamente trattenuto dalla zazzera, punizione per la Nocerina. Ancora una volta la ripresa tarda a esserci perché un nuovo cambio per il Cassino la impedisce. Esce Abreu ed entra D'Angelo, quindi di fatto rivoluzionato l'attacco del Cassino. Non vedremo più in campo la coppia titolare di oggi, cioè Abreu Rossi, ma ci saranno appunto Bianchi, D'Angelo
e Cavaliere nella zona d'attacco della formazione ospite. Trattenuto appoggia a Petti, la cui traversa grida ancora vendetta. Palla pinna, pinna per Cidarella, braccato proprio dal dai neoentrati Bianchi e D'Angelo. Petti per Pinna, Pinna per Guida, auto di sinistra dell'attacco rossonero su Pinna, due avversari. Guida riesce a mettere al centro per Liurni, che sbaglia precisamente il passaggio. Incredibile, praticamente Liurni era solo sul dischetto del calcio di rigore. Il cross del compagno Guida lo aveva messo praticamente di fronte alla porta, ma inspiegabilmente il colpo di testa di Liurni è praticamente ritornato, è praticamente ritornato al mittente, e di conseguenza un'ennesima occasione da rete per la Nocina è stata sfruttata non male, ma di più. Peccato, anche questa occasione poteva essere sfruttata decisamente meglio dalla formazione di Natti. Riparte la gara con Petti e Pinna che cercano di liberare la propria metà campo, ma non vi riescono. Magliocchetti contrato da Carotenuto, che riparte, ma su Carotenuto sono subito due avversari. Mariano poi guadagna metri, scarica su Rossi, su di Rossi tre avversari, e poi Rossi rovinosamente finisce proprio sui piedi di Magliocchetti. Fallo per il Cassino. Momento un po' di confusione con la Nocina, che tende a sfruttare qualche folata dei suoi esterni, e il Cassino che a sua volta prova a sfruttare qualche momento di disattenzione della retroguardia rossonera. Adesso D'Angelo appoggia a Magliocchetti, i due scambiano insieme a Cavaliere. Cavaliere torna sui suoi passi e poi appoggia alla Zazzera. La Zazzera per Magliocchetti, auto di sinistra dell'attacco ospite. Magliocchetti appoggia la Zazzera, i due dialogano sul lato di sinistra e poi liberano sull'auto esterno proprio Magliocchetti, che mette in area di rigore. Fortunatamente la sfera che era destinata a D'Angelo si perde sul secondo palo, senza alcuna preoccupazione per la porta difesa da Pantoni. Poi Carotenuto inspiegabilmente perde la sfera, diventa il rigore, la stessa per D'Angelo. D'Angelo per Macerillo si scambia ancora con D'Angelo, ma la difesa rossonera con Mazzei e Mariano riesce ad averla meglio e a rientrare nella parte offensiva della propria metà campo, ma nulla di fatto, perché il Cassino fa buona guardia, si conquista la sfera sull'alto di destra. Raucci si accentra, trova un compagno libero in Cavaliere, limite dell'area di rigore, appoggia sul lato di sinistra per D'Angelo. D'Angelo cerca di approfittare di un dribbling, mette nell'area per Raucci, che alimenta l'azione sull'alto di sinistra. Momento delicato della partita, ma riesce a ripartire la Nocina con Cidarella. Cidarella per Guida, su Guida si lancia Raucci senza successo, perché Guida riesce a superarlo con un dribbling. Guida guadagna la metà campo avversaria, serve sull'alto di destra Rossi, entra in area di rigore, torna indietro perché non c'è nessun compagno libero ed è costretto ad appoggiare a Carotenuto. Il Cassino ormai è tutto nella propria area di rigore, con 10 uomini praticamente sulla linea dell'area di rigore. È impossibile per la Nocina guadagnare qualche posizione, ma Pinna mette la di rigore per Cardella sbaglia lo stop, all'entrata era fuori gioco. Cross di Pinna a cercare il liberissimo Cardella, ma il centravanti rossonero era terminato secondo il guardaline al di là dell'area difensiva. 7, Francesco Cittadella entra con la maglia numero 77, Alessandro Cavalete. Cambio per la Nocerina, quando siamo giunti esce con la maglia numero 24, al Michele Guida. Minuto 31esimo, Giuseppe Maimone. Maimone e Cadaleta per Cidarella e Guida. Portiere stellato si appresta. Diciamo forze fresche, ovviamente, perché poi Cadaleta fondamentalmente sostituisce Guida e riparte il Cassino
con Lucchese che cerca di superare il proprio diretto avversario, ma la Nocerina però guadagna palla a centrocampo con Gadaleta, proprio batte, ribatte, e Cardella che guadagna la sfera, si libera del proprio diretto avversario, ma qui sembra diventata a volte una partita di rugby con chi guadagna metri scaraventando l'avversario a terra. Mariano, ecco, che recupera la sfera, subisce fallo da D'Angelo e di nuovo gara ferma con D'Angelo che aveva scaraventato a terra questa volta Mariano. Sull'out di sinistra avanza Pinna che serve proprio Rossi. Rossi, prossima di rigore per Cardella che viene steso da un avversario, e a dire dell'arbitro non c'è nulla. Gadaleta ancora per la Nocerina, scambio veloce con Maimone, ma il passaggio è sbagliato, fuori misura il tentativo di chiusura di triangolo da parte di Maimone. Gridano vendetta però, a mio parere, gli interventi ai danni di Cardella e di Liurni. Probabilmente l'arbitro poteva essere un attimo più magnanimo e gestire a nostro favore questi due episodi dubbi, ma nulla di fatto. Si appresta a rimettere in gioco la palla Stellato. Stellato, la cui sfera supera la linea mediana del campo. Cardenuto e Mariano tentano di rintuzzare l'attacco Nocino con Liurni che si prova a impugnare nella difesa avversaria, ma la zazzera favorisce e protegge l'uscita di Stellato che interviene proprio con le mani ai limiti della propria area di rigore. Riparte il Cassino con Mileto per Cavaliere, Cavaliere per Maciariello. Maciariello si accentra e serve liberissimo Lucchese. Lucchese viene però controllato da Rossi che però non riesce a fermarlo. Interviene però Pinna su Raucci e a detta dell'arbitro commettendo fallo. Di conseguenza è la sfera come dire, assegnata alla formazione ospite per questo intervento giudicato falloso da parte di Pinna ai danni di Raucci. Mileto lascia poi l'incombenza della battuta a Cocorocchio. Ci inciscono un po' i giocatori del Cassino. Sfera poi lanciata in avanti da Cocorocchio verso un calciatore D'Angelo che però non aveva intuito le intenzioni del compagno e di conseguenza la Nocina guadagna un fallo laterale con Mariano e Gadaleta che scambiano a favore di Cardella. Cardella lotta nel cerchio di centrocampo, subisce fallo prima lui e poi Maimone. Punizione per la Nocina battuta dallo stesso Cardella che allarga sul lato di sinistra per Pinna. Il Cassino ha già 10 uomini al di là della palla e nel tentativo di Maimone di guadagnare qualche metro è lo stesso Maimone che dopo aver perso palla commette fallo ai danni di Mileto e di conseguenza c'è punizione per il Cassino. Lo siamo giunti al 35esimo minuto. Ricordiamo che c'è stata una pausa di 5 minuti dovuta alla necessità di soccorrere i calciatori del Cassino che lamentavano crampi. Vedremo di a quanto ammonterà il recupero che sarà decretato dall'arbitro. Al momento mancano 10 minuti al termine dei 90 minuti regolamentari. Maimone cerca di pressare su Maciariello, ma fa buon gioco il palleggio del Cassino che tenta di liberarsi dei propri avversari, ma poi la sfera finisce proprio a Gadaleta. Gadaleta guadagna la linea mediana del campo, subisce un fallo da parte di Cavaliere, ma di fatto viene espulso Nappi. Nappi, trova sei, ma non sei dilettante, ma non sei niente, bro. Ma non evidentemente, sei dilettante, bro. Evidentemente l'arbitro ha gradito poco. Ha gradito poco la tensione scaricata da Mister Nappi, che poi è dovuto andare praticamente in campo perché lamentava l'intervento scorretto da parte del calciatore della formazione avversaria. E quindi espulso Nappi, quando siamo giunti per l'appunto al 36 minuto, punizione da parte di Liurni, batte sfera nell'area di rigore e interviene a liberare il Cassino. Con Cavaliere che va a cercare di infastidire l'appoggio difensivo di Mariano in favore di Fantoni, senza riuscirvi, quindi Mariano recupera palla, si ripete gli dallo stesso Fantoni.
per Mariano, appoggio al centro della difesa per Carotenuto, Carotenuto per Petti, Petti ancora per Carotenuto, Mazzei fa buon gioco, subisce fallo da parte di D'Angelo e riparte la Nocerina. Carotenuto per Mariano, Mariano per Maimone, Maimone sull'out di destra per Liurni, cerca un compagno libero, lo trova nel cerchio di centrocampo in Carotenuto, Carotenuto sulla sinistra per Pinna, Pinna avanza al piccolo trotto su un compagno libero, cerca la sortita solitaria e guadagna un fallo laterale all'altezza della bandierina dell'attacco della, della Nocerina. Con le mani appoggia Pinna proprio a Petti, Petti cross di rigore per Cardella, Cardella lascia sfilare per Liurni, Liurni torna sui suoi passi, si accentra e sbaraglia sulla sinistra per Pinna, cross di rigore di Pinna deviato da Raucci, nulla di fatto, la palla è preda di Stellato che molto agevolmente blocca la sfera impresa e lentamente la rimette in gioco. Espulsione di Nappi è dovuta essenzialmente alla veemenza con cui questi protestava per una gomitata, a lui di suo modo di dire, subita da Cadaleta. L'arbitro probabilmente non ha accettato, non ha condiviso l'irruenza con cui Nappi lamentava questo intervento scorretto da parte di Cavaliere ai danni di Cadaleta e di conseguenza insomma ha decretato l'espulsione di Nappi. Adesso ancora un calciatore del Cassino per terra per crampi, dovrebbe essere Mileto, se ben riconosciamo la stazza dalla, insomma, dalla posizione in cui è in campo, c'è un nucleo di atleti del Cassino, sanitari della formazione ospite e anche l'arbitro nei paraggi. Ci sarà a mio parere un recupero abbastanza significativo, attese tutte queste interruzioni. Io ritengo almeno un 7-8 minuti di recupero, ma staremo a vedere. Insomma, si rialza Mileto, vediamo Nappi che è in tribuna alla nostra destra a cercare di dare le indicazioni in questi minuti finali. Mancano, siamo giunti al 39esimo, al 40esimo della ripresa ormai, mancano 5 minuti al termine dei 90 regolamentari. Vedremo cosa accadrà di qui a poco. Maimone nel cerchio di centrocampo, allarga per Mariano. Mariano subito braccato da Bianchi, ma la Nocerina riesce comunque a tenere la sfera in campo con Petti che allarga debolmente però per Pinna, interviene quindi Lucchese a mettere la sfera in fallo laterale e c'è un punto rimesso in gioco le mani da parte della Nocerina, con Pinna che appoggia Petti, Petti ancora per Pinna ma sbaglia questa volta l'appoggio, è lo stesso però Lucchese a mettere nuovamente la sfera in fallo laterale per la Nocina, con le mani Pinna fuori di Rossi, Rossi scarica proprio su Pinna, i due duettano sulla linea laterale, palla per Mazzei, Mazzei per Mariano, Mariano per Liurni, Liurni viene bloccato da Maciariello, intervento poi di Bianchi, cioè di D'Angelo, scusate, D'Angelo ancora in attacco per Maiocchetti, interviene però Mazzei a liberare insieme a Mariano, Mariano poi sull'out di sinistra ancora per Pinna, Pinna supera la linea media nel campo e serve Cardella, Cardella fa sportellate con Mileto ma non riesce a superare l'avversario che anzi lo raggira e commette anche fallo Cardella ai danni di Mileto che ancora di nuovo nuovamente per terra con crampi. L'arbitro fa segno al difensore del Cassino di alzarsi, che non avrebbe consentito un'ulteriore interruzione. E infatti il difensore del Cassino prontamente si rialza in piedi, Stellato pronto a rimettere in gioco. Il portiere del Cassino, autore di pregevoli interventi nella prima parte della ripresa, ha evitato appunto alla squadra ospite di subire la rete del pareggio da parte dei Molossi. Adesso D'Angelo si libera del proprio diretto avversario di rigore proprio Bianchi, Bianchi appoggia indietro Maiocchetti, Maiocchetti svircola poi la difesa della Nocerina con Pinna che all'ultimo secondo riesce ad evitare il battuta a rete da parte di Maiocchetti che avrebbe così
colpito per la seconda volta la porta rossonera. Fortunatamente Pinna ci ha messo più di una pezza e ha evitato la seconda segnatura da parte della formazione ospite. Cucina adesso riparte con Mariano. Sembra aver perso un po' di verve la squadra rossonera, anche a causa di queste continue interruzioni che sicuramente non hanno favorito il ritmo arrembante della Nocerina. Adesso vediamo questa azione, poi ti lascio la linea per un commento. Cardella limita di rigore, cerca di servire Rossi, che però è troppo largo, commette fallo poi ai danni di Raucci. E nulla di fatto. Beh, è chiaro che poi, come ti dicevo prima, Antonio, il Cassino aveva bravi nella prima parte della gara, ma bravi anche nella seconda parte, dove dopo un forsennato pressing della Nocerina, ovviamente non potevano far altro cercare di interrompere il gioco. Fino adesso in molte occasioni ci sono riuscite, dove sinceramente poi la squadra che subisce di più è proprio la squadra che sta dando il massimo della pressione. Tutte le interruzioni vanno ovviamente al danno di chi sta cercando di recuperare. Partita intanto ripresa con il Cassino che tenta una sortita offensiva, ma recupera la sfera a centrocampo. Maimone, che con la collaborazione di Carotenuto, cerca di lanciare in avanti per Liurni. Liurni solo davanti al portiere, ma il guardaline aveva già alzato la bandierina per un visibile fuorigioco. Sì, sì, è abbastanza evidente. È chiaro che fuorigioco netto di Liurni. Siamo giunti al 43esimo. Stellato pronto a rimettere in gioco la sfera. Si perde qualche istante. Ecco la battuta del portiere Cassinate. Sulla sfera interviene Carotenuto. La tenuto per Pinna. Su di lui però pressa altissimo Lucchese. Pinna è costretto a deteggiare a favore di Fantoni. Fantoni per Mariano. Mariano si fa rubare la sfera da un attento Bianchi, la stessa però termina in fallo laterale, quindi nuovamente ripresa con le mani per la Nocerina. L'arbitro però decreta un errore nella rimessa in gioco da parte di Mariano, e quindi rimessa in gioco con le mani assegnata al Cassino, interviene Maciariello. Maciariello per D'Angelo, la sfera D'Angelo, la stessa sembra essere terminata sul fondo, ma non è così. Ma D'Angelo si libera anche di Mariano e di Maimone, i due lo stendono e D'Angelo guadagna un preziosissimo calcio di punizione nei pressi dell'area di rigore. Siamo sulla linea di fondo dell'attacco Cassinate, lato sinistro dell'attacco del Cassino. Posizione abbastanza insidiosa per un eventuale cross nell'area di rigore. L'area di rigore, però, ci vediamo, ci sono solo due calciatori del Cassino, dovrebbe essere Maiocchetti e Bianchi. La battuta invece sono Lucchese e D'Angelo, i due scambi. Concessi 7 minuti di recupero. Le mie previsioni erano state corrette, sono stati appunto decretati 7 minuti di recupero per questa fase finale di gara. Quindi si giocherà fino al 52esimo, siamo al 45esimo minuto. Pinna guadagna la linea del campo, cerca un compagno libero, sventaglia sull'alto di sinistra per Gadaleta. Gadaleta appoggia a Maimone. Gadaleta si fa anticipare da un avversario, ma recupera capabilmente la sfera. Nessun fallo per la Nocerina, e addirittura entra in maniera scorretta proprio Maimone, e l'arbitro decreta una punizione, direi abbastanza sacrosanta. Fallo subito probabilmente dalla Zazzera. Abbiamo la visuale coperta dalla panchina della Nocerina, per cui non riusciamo a capire cosa sia successo in dettaglio, ma probabilmente Maimone è entrato in maniera scorretta sul proprio avversario. Tutto tempo perso, tutto tempo regalato al Cassino. Viene da pensare che sono attimi inutili che si regalano agli avversari quando si devono recuperare. Ammonito Maimone, è stato ammonito.
lungo lancio di Lazzazzera a cercare D'Angelo, interviene Mariano, fallo laterale. Ancora il Cassino perde tempo per rimettere in gioco la sfera. D'Angelo servito da Maceriello, su di lui fa buona guardia Mariano. Mariano riesce a vincere l'impallo e servire quindi in attacco Cardenuto per Cardella. Cardella commette fallo ai danni di Lucchese. Anche in questo caso l'arbitro, che era vicinissimo, assegna una punizione alla squadra ospite. Mancano 5 minuti al termine della gara, con la Nocerina che prova una nuova sortita offensiva senza però riuscirvi, perché il lungo lancio di Mazzei termina nuovamente in fallo laterale e di conseguenza c'è fallo laterale a favore del Cassino, con Maiocchetti che rimette in gioco con le mani per D'Angelo. D'Angelo difende bene la sfera, ma la Nocina guadagna un fallo laterale con Carotenuto per Cardella, tirato giù Cardella da La Zazzera. Punizione per la Nocerina con Carotenuto sulla sfera. Siamo all'altezza della linea mediana del campo. Carotenuto osserva il piazzamento dei compagni, difesa del Cassino altissima. Palla nell'area di rigore con Petti, che fa da sponda per Gadaleta, ma detta dell'arbitro, anche in questo caso il numero 3 rossonero ha commesso fallo e di conseguenza nuova punizione per il Cassino. Minuto 49, 3 minuti al termine della gara. Cassino 1, Nocerina 0. Decide per il momento la rete messa a segno da Maiocchetti al 46° minuto del primo tempo. Stellato si appresta a battere questa punizione assegnata al Cassino. L'arbitro ammonisce Stellato per perdita di tempo. Direi che il secondo tempo, tranne i primi 10 minuti, è stato un continuo perdere tempo da parte dei giocatori avversari. Probabilmente non il meglio dello spettacolo per il calcio. Probabilmente il Cassino avrebbe vinto lo stesso questa gara senza tutto questo continuo cincischiare. Adesso Petti commette fallo ai limiti della rigore ai danni di Bianchi e quindi c'è una punizione a favore del Cassino, con Carcione che non le manda a dire proprio a Petti, reo a suo modo di dire, di un fallo ai danni di Bianchi. Gli animi tornano nuovamente tesi in campo. Ovviamente la Nocerina, diciamo, non accetta questa sconfitta, probabilmente non la meriterebbe nemmeno per quello che ha fatto nella parte finale, nella parte iniziale del secondo tempo. Francesco, dobbiamo dire che Antonio, che effettivamente un'eventuale sconfitta è secondo me un po' troppo severa. Sì, sinceramente arriverebbe con molta severità. Il Cassino indubbiamente nella prima parte della gara ha fatto sicuramente qualcosa in più, ha avuto 2 o 3 occasioni limpide, ha giocato bene. La Nocerina nella seconda parte della gara ha giocato ad una sola porta ed è stata veramente
un po' sfortunata, un po' di rammarico. Un po' di rammarico, Antonio, perché per quel gol che è arrivato, diciamo, nelle battute finali della, del primo tempo. Esce il numero 19, Luigi Bianchi, entra per la maglia numero 14, Francesco Evangelisti. Sta di fatto che ormai mancano pochissimi secondi al termine della gara. Non so se l'arbitro concederà un ulteriore recupero per queste condizioni. Sulla sfera c'è Cavaliere, batte Cavaliere, tiro e palla che supera di poco la traversa. Nulla di fatto, bella conclusione questa del numero 20 del Cassino, ma la sfera è terminata praticamente di poco alto sopra la traversa. L'arbitro protagonista in questo caso fa ribattere il fallo di fondo, ma lungo lancio di Cardonuto in attacco, ultimo attacco forse della Nocerina per recuperare questa partita. Va sull'out di destra Maimone, fallo ai danni di Cocoricchio. Cocoricchio ancora per terra, ennesimi crampi. L'arbitro farebbe bene a fischiare la fine di questa gara, che ormai non ha più nulla da dire. Sembra evidente che è un continuo cadere e cadere da parte dei calciatori avversari. Stellato pronto a ribattere, lungo lancio in avanti. Petti cerca di guadagnare la sfera, Maimone non vi riesce, fallo laterale per la Nocina, però perché l'ultimo tocco è stato di Lucchese. Si continua a giocare quando siamo giunti al 53° minuto. Maimone, Cavaliere spazza in fallo laterale, nuovo attacco della Nocerina sulla sfera, c'è Pinna con le mani per Gadaleta, si fa anticipare da Lucchese. L'arbitro fischia la fine dell'incontro. Cassino quindi batte Nocerina 1-0, rete di Magliocchetti al 46° minuto. Una gara che nel secondo tempo, al di là dei 10 minuti iniziali, si è praticamente giocata poco e niente a causa di continue interruzioni dovute probabilmente a una tattica che ci sta nel calcio da parte del Cassino, quella cioè di ostruire con tutte le azioni offensive della formazione rossonera. Tuttavia il Cassino nel primo tempo ha giocato molto meglio della Nocerina. Nel secondo tempo la Nocerina ha avuto la possibilità di giocare, come dicevamo in precedenza, solo una decina di minuti. In quei 10 minuti ha dato dimostrazione di poter valere il Cassino, ma non è riuscita a mettere a segno alcuna rete. Francesco, a te il commento prima di chiudere. Allora, diciamo che è stata una partita che possiamo dire tranquillamente giocata un tempo ciascuno. Nella prima parte, nel primo tempo, il Cassino ha trovato il gol, con la differenza che il Cassino ha trovato il gol nei secondi finali. La Nocerina ha giocato un grandissimo secondo tempo. Purtroppo la rete non è arrivata. Bravi anche loro, bravi anche gli avversari che nei momenti di maggior fervore della Nocerina hanno saputo furbamente e anche molto esperti interrompere, come dicevi tu, le polate dei calciatori molossi. C'è un po' di rammarico, magari un risultato a questo punto poteva essere il risultato più giusto, Antonio, ma il calcio è anche questo, vince chi buttava là dentro. Sono stati bravi e forse sfortunati. Dobbiamo ovviamente dire che nonostante la sconfitta, la Nocerina ovviamente è ancora posizionata al secondo posto in classifica, sebbene ovviamente a 2 punti di distacco ci sono ben 3 squadre. Ecco, la Nocerina con 53 punti e seguono per il terzo posto, quindi per il secondo posto, Ischia a pari punti, Ischia, Romana e lo stesso Cassino. Antonio, cosa dire?
la Serie D è anche questa, quindi purtroppo è così. I giocatori del Cassino giustamente si vanno a prendere gli applausi dei loro tifosi, una grandissima e importante vittoria la loro. I calciatori molossi applauditi sotto la curva, dove effettivamente giustamente i tifosi premiano l'impegno e la volontà dei calciatori. Non c'è poco da dire, bisogna mettersi, dispiace per effettivamente per l'espulsione di mister Nappi, sinceramente è stato un po' esagerato. Per l'ammonizione era uscito leggermente fuori dalla linea che delimita lo spazio, e ovviamente lo fanno in tanti, e mi sembrava eccessiva la punizione avuta dal nostro trainer. Antonio, cosa dire? Tutti a domenica prossima, è inutile piangersi addosso. Direi che per chiudere questo intervento adesso dallo stadio, probabilmente il Cassino ha sicuramente giocato un gran primo tempo con intensità, con una ottima disposizione in campo, ha anche avuto le occasioni per farci male, probabilmente è riuscito a passare in vantaggio nel momento peggiore, perché è stata l'ultima azione praticamente del primo tempo, e probabilmente se fosse finito della zero il primo tempo ci sarebbe stato un secondo tempo diverso. Tutto sta però Bonocina avrebbe avuto l'opportunità di riuscire a recuperare le sorti dell'incontro se si fosse giocato un po' di più a calcio e meno a calci. Ma il calcio è anche questo, come dicevi tu prima, fa parte anche dell'esperienza dell'avversario, quindi anche questo va dato merito e onore alla squadra avversaria, che probabilmente è riuscita a portare a casa un risultato anche con l'esperienza dei propri atleti, e quindi onore e merito ai vincenti, e lecchiamoci le ferite in attesa della prossima partita domenica in terra sarda contro l'Atletico Uri, la speranza di riuscire a mantenere il secondo posto in classifica. Adesso è inutile, come ti dicevo prima, c'è da rimboccarci le maniche e pensare direttamente con la testa in quel di Uri, e ovviamente mettersi alle spalle questa sfortunata domenica. Al di là di tutto, quindi, ricordiamo il punteggio finale di questo incontro valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie D, girone G. Cassino batte Nocerina 1-0, rete al 46esimo di Maiocchetti. Per ora da San Francesco è tutto, in attesa di ascoltare le voci dei protagonisti dalla sala stampa dello stadio Nocerino. Linea alla regia, in particolar modo a Mariano Rocco, Giuseppe Di Lauro e Giuseppe Davino per i commenti post gara. Da San Francesco è tutto, da Antonio Cervino e Francesco Croce. A dopo. Sempre forza Molossi. E allora prendiamo la linea dallo studio, da casa. Termina così quindi Nocerina Cassino 0-1, e abbiamo, Peppe, il primo verdetto della stagione. Cavese matematicamente promossa in Serie C. Mancava dal 2019 la squadra metelliana dalla terza serie nazionale, ci ritorna dopo un campionato, bisogna dirlo, sempre tenuto in testa. Quest'anno la Cavese non ha fatto gli errori dell'anno scorso, complimenti a loro. Va detto, complimenti a loro, la Cavese ha fatto quello che doveva fare, Nocerina che ha tanto da rimpiangere, però vabbè, la Cavese l'altro verdetto di oggi, che abbiamo anche le quattro qualificate ufficialmente ai playoff, perché l'Ostia Mare, nonostante, se non sbaglio, stava vincendo 2-1, se non vado errato, l'Ostia Mare ha perso 2-1 con l'Anzio, scusami, la sconfitta 2-1 dell'Ostia Mare ha decretato le quattro qualificate ai playoff: Nocerina, Ischia, Cassino e Romana. Ora bisognerà capire chi sarà la seconda classificata, che avrà la miglior posizione. Al momento la Nocerina, però le altre tre, soprattutto il Cassino che adesso ha gli sconti diretti a favore, si trovano a meno 2 punti. Nocerina che adesso dovrà quantomeno cercare di vincerle tutte, non può più fare passi falsi, però ha la sicurezza di essere qualificata quantomeno ai playoff, Peppe. No, sì, questo sì, ma era quasi nell'aria. Sicuramente oggi sarebbe stato,
come dicevo anche a fine primo tempo, uscire, cioè diciamo tornare a casa anche con un pareggio, perché avrebbe comunque permesso di stare sempre a debita distanza almeno dal Cassino. Invece adesso siamo un po' tutte quante lì, mi sembra Nocina 53 e le altre tre, Ischia, Romana e appunto Cassino a 51, che quindi fino alla 34esima lotteranno per vedere, cioè diciamo di piazzarsi ovviamente meglio in vista poi dei playoff. È innegabile che l'obiettivo è quello, bisogna cercare di raggiungere il secondo posto che ci permetterebbe di giocare in casa semifinale e finale, e ovviamente di accontentarci poi anche di pareggiare la partita dopo i famosi poi tempi supplementari. Io penso che l'obiettivo sia, lo dico proprio in tutta franchezza, sia stato questo dal pareggio contro la Cavese, cioè sì. Dobbiamo essere onesti, cioè quest'anno, al di là che la Cavese ha fatto, cioè non ha sbagliato proprio nulla, ha perso solo 4 partite fino a mo, una in più di noi, però parecchie vittorie. La Nocerina nel giro di andata ha avuto una media da retrocessione, diciamo anche questo. No, la Nocerina ha in pratica terminato il girone d'andata quasi in zona playout, a 3 punti dai playout. Nel girone di ritorno invece si è qualificata ai playoff, ha avuto un grande girone di ritorno. Diciamo che per la legge dei grandi numeri, prima o poi la sconfitta purtroppo doveva arrivare, per la legge dei grandi numeri. Fisiologicamente non puoi giocare tutte le partite al 1000 per 1000, nemmeno la stessa Cavese, anzi la stessa Cavese ne ha approfittato, ha giocato male le partite che doveva giocare perché era 15 punti sopra. Qui sta la differenza. Normale che anche la Cavese ha avuto il suo momento. Ma qui sta la differenza, quindi non possiamo dire loro sono più forti, noi siamo più scarsi, loro sono più scarsi, noi siamo più forti. La Cavese ha avuto dalla sua il fattore che, ragazzi, ci stanno provando da 3 anni. Quest'anno io penso che sarebbe successa la guerra civile a Cava se succedeva una cosa come l'anno scorso col Brindisi, e lo sapevano bene pure loro. Quindi la Nocerina dalla sua, l'esperienza di quest'anno e può farsi forza. Certo, però non è che se a giugno smantelliamo tutto e facciamo la squadra da capo non possiamo pretendere di vincere il campionato, a meno che non compri calciato di Serie B. No, certo, sicuramente bisognerebbe dare una continuità, però adesso ovviamente bisogna terminare al meglio la stagione e pensare ai playoff per poi vedere se si può aprire uno spiraglio per qualcos'altro. Per il resto la Nocerina sta facendo un grandissimo girone di ritorno, dove dall'11° posto, dove era al 10°-11° posto, è arrivato al 2° posto, quindi nulla da dire ai ragazzi che stanno facendo un grandissimo girone di ritorno, quindi purtroppo ci può stare una sconfitta. L'importante adesso è riprendere subito il cammino in vista poi della prossima partita, la settimana prossima. Ovviamente questa, magari adesso facciamo vedere anche la classifica, seppur comunque si sta giocando ancora a Trastevere, a Roma, perché lì il match è cominciato alle ore 16. Eccola qua la classifica: Cavese 66 punti, matematicamente in Serie C, Nocerina 53, Cassino, Ischia e Romana a 51, Ostia Mare 45, se questa è la classifica, ovviamente Mariano, Ostia Mare 45, matematicamente ai playoff sono dalla Nocina alla Romana, perché con 4 gare rimanenti, anzi no, scusami. No. Scusami, ho saltato 2 partite. Infatti anche la Nocerina ha bisogno di un altro punto, diciamo, per trovare la matematica certezza. Ho saltato 2 partite, però diciamo un punto, sì, servirebbe un punto in queste 2 partite. A te la Nocerina la prossima sarà di scena sul campo dell'Atletico Uri, che come volete dire esatto, e che è in piena lotta per evitare i play-out. Allora, poi continuiamo: Flaminia 43, Sarabus 43, Cinzia 42, San Marzano 39, Trastevere 38, Latte Dolce 32, apre la zona play-out Lanzio con 31, Gladiatore Atletico Uri 30, Nuova Florida 29, e attualmente sarebbero retrocessi in eccellenza Budoni
e Boreale, che devono sicuramente fare un finale di stagione perfetto, in pratica per cercare di evitare questo. Ovviamente, come vi dicevo, deve terminare ancora tra Severe e Latte Dolce e terminare tra 20 minuti, invece nuova Florida Boreale, stiamo parlando praticamente solamente di attendere il risultato finale. È finita nuova Florida, è finita nuova Florida. Perfetto, quindi ha vinto 1-0. Sta perdendo il Trastevere con Latte Dolce. Ok, quindi la Latte Dolce che andrebbe a trovare 3 punti d'oro per la sua classifica. Sì. Detto questo, ovviamente noi dobbiamo attendere la zona mista Mariano e nulla. Sicuramente, semplicemente, questo è stato un passaggio a vuoto. Adesso è fondamentale comunque riprendere la marcia, seppur comunque nel secondo tempo qualche occasione c'è stato colpito, ma... stato colpito anche un legno. Sì, ma se vogliamo recriminare i rigori non dati, cioè le partite si giocano 90 minuti, non 45 minuti. Il Cassino ha fatto il suo, nel secondo tempo doveva solo amministrare il vantaggio, cosa che ha fatto, ha rischiato anche di portarsi sul 2-0 diverse volte, quindi diciamoci la verità, oggi la Nocerina non ha giocato come al solito, ma ci sta perché ha fatto 14 partite con il piede sull'acceleratore, sei caduto contro la squadra più in forma del campionato, ritorno a ripetere, sei caduto con la squadra più in forma del campionato, il che è un segnale importante. Oggi incontravi la miglior difesa del campionato che viene a 2 sconfitte consecutive, quindi ci sta semplicemente, ma senza nulla da recriminare, i 2 rigori ci sono, non ci sono, oramai le chiacchiere se le porta il vento, anche perché domenica vincevi, ma comunque vinceva pure la Cavese e ha vinto il campionato, quindi meglio che la matematica si espresse oggi, secondo me, e la Nocerina ha tutto il tempo per ragionare su quello che vorrà fare. Ma io su questo, eventuali playoff, anche perché manca un punto di playoff. Per collegarti il playoff manca un punto, quindi la questione della promozione, Mariano, ma credo che già da tempo, cioè per me già da dopo il derby, quella questione era già è ovvio, cioè serviva solo la matematica. Certo, potrebbe dar fastidio, così non dico fa male, anche perché penso che gli amici di Cava ci staranno filmando per fare i loro meme, quindi li salutiamo nel caso. Potrebbe dar fastidio più che fa male, perché comunque, ripeto, a gennaio eri più vicino ai playout che al primo posto, quindi, ma anche ora sei più vicino ai playout al primo posto a questione di punti, scherzo ovviamente, però per farti capire, esatto, una cosa che ho sempre detto più volte, se non ci fosse stato quel girone d'andata non avremmo avuto questi giocatori qua e non avremmo fatto questo girone di ritorno, quindi da un lato ben venga. Poi come se non ci fosse stato quel girone d'andata probabilmente saresti, il campionato non sarebbe finito oggi, probabilmente l'avrebbe vinto la Cavese, ma l'avrebbe vinto tipo domenica prossima, secondo me. L'avrebbe giocata poi con qualche giornata in più alla fine, con esattamente costa, poi ci sarebbe stato il Romano e Cassino oppure l'Isto, quindi sarebbe stato più o meno quello. Detto questo, credo che per la zona mista dobbiamo ancora pazientare. Andiamo a leggere magari qualche messaggio dei tifosi rossoneri. Fabiano, che vuoi leggere? Sono tutti i tifosi della Cavese oramai che commentano. Questo fa parte dello sfottò, purtroppo. Ma dico, ragazzi, cioè, andate in Piazza Duomo, festeggiate, pensate ancora a noi, avete vinto il campionato. Cioè. Allora, quando riguarda l'arbitraggio, a me difficilmente lo commento. L'ho fatto solo una volta per quel rigore clamoroso non dato, non mi ricordo neanche che squadra fosse. Per il resto, credo che oggi... No, ma l'arbitro e l'alibi dei perdenti. No, almeno adesso, poi ovvio che ci sono state situazioni ben più clamorose, questo sì, ma oggi adesso allora il rigore sugli Urni c'era, ma comunque 1-1 non sarebbe servito a nulla, cioè... La zona playoff magari potuto servire leggermente in più, però ormai è andata così e vediamo adesso, ovviamente saranno queste quattro partite, la prossima Mariana è un'altra partita ostica, perché comunque l'Atletico Uri sarà a caccia di punti salvezza e Uri sarà col dente avvelenato perché ha subito un torto arbitrale gravissimo domenica
contro l'Ischia, sabato contro l'Ischia, un rigore fischiato col calciatore caduto fuori dall'area. Quindi la Nocina dovrà stare attenta, come qualche amico cavese qui dice, coordinate psicologicamente, debug. Ma no, io, allora su questo aspetto qua... Penso che la Nocina adesso debba fare ancora più quadrato, perché non è... Scusami Maria, la domanda è perché dovremmo crollare psicologicamente se l'obiettivo è il playoff. Sei comunque secondo, mancano 4 partite, un punto per entrare nei playoff e penso, non lo so, diciamo 8 punti su 12 per tenere il secondo posto, credo che bastino. Non credo che la squadra cali psicologicamente, anche perché non mi sembra una squadra stanca. Semplicemente una sconfitta. Oddio, oggi in campo l'ho vista molto stanca invece, ti dico la verità. Beh, potrebbe anche essere dovuto al fatto che la partita non è stata, o al fatto che magari, diciamo, il Cassino corresse di più, che c'era l'altro, diciamoci le cose come stanno. Sei arrivato dopo 14 gare che non perdevi, attenzione, che non perdevi, cioè quella è la cosa importante, non perdevi da 14 partite, hai fatto in 14 partite 3 pareggi, 9 vittorie, una sola sconfitta, cioè in 4 pareggi, 9 vittorie. Era Francesco che chiedeva con i cambi del 37esimo. Allora, era palese, Esposito non ne aveva, Esposito non aveva, Gaetani non ha toccato un pallone. Penso che il mister abbia voluto dare più uno scossone alla squadra che altro. Sì, magari anche per questo aspetto qua. Allora, Alfonso, vi ho detto da tempo che dovete stare calmi, forse probabilmente per la fine del campionato. Lo salutiamo, Alfonso, che ci segue in tutte le dirette stadio. Poi il primo scossone hanno preso gol, scrive Francesco. È vero, è lì, è di una partita a scacchi. Di una partita a scacchi, hai sbagliato mossa, ti cade il pedone. Certo che su uno schema su palla da fermo, che la Nocina i gol li subisce quasi sempre su azioni da fermo. Quest'anno ha perso il conto dei gol subiti su azioni da fermo, quindi ci sta a perdere, ci sta come è arrivata la sconfitta, perché tu nel primo tempo non hai dimostrato di perdere anche più pesantemente, nel secondo tempo ti sei ripreso, brutto da dire, poi potevi dire pure sì, vatti a vedere la Cavese, vatti a vedere il Napoli, vatti a vedere il Milan, però ragazzi, parliamo con concretezza. Oggi nel primo tempo hai giocato male e ci sta. Nel secondo tempo ti sei ripreso, però purtroppo la Nocerina ha sempre il problema che non riesce a concludere bene in rete. Oggi si è trovata contro anche un portiere che era in giornata. Il Cassino era volentieroso. È un ottimo portiere, sta facendo secondo me un gran campionato. Sì, ma ti ripeto, il Cassino è l'unica squadra che con le prime due in classifica ha gli sconti diretti a favore. Ha vinto in casa in trasferta con la Cavese, ha vinto a Nocera, ha vinto con la Romana, se non sbaglio, ha perso solo con l'Ostia Mare, che oramai è quasi fuori dai giochi l'Ostia Mare. Allora, vediamo un po'. Ecco, questo messaggio è bello, lo leggiamo, lo mettiamo, quello di Lucio, dice: al di là della rivalità vi auguro di vincere i playoff e venire anche voi in C, scrive Lucio, quindi intanto lo salutiamo. Detto questo, vediamo un po' se c'è qualche messaggio anche legato ovviamente un po' alla partita. Avevo letto una cosa dell'Ischia prima. Sì, chiedeva come mai, perché come sapevi... Un tifoso dell'Ischia. Allora, una tifosa, non sbaglio. A proposito di squadre che sono state la rivelazione, insieme magari al Cassino, come dicevi tu però giustamente, che da anni che sta mettendo su belle squadre, l'Ischia che era... era stata innanzitutto una neopromossa e poi era stata costruita per ottenere una salvezza ad inizio anno e una salvezza tranquilla e sta facendo un grandissimo campionato. Andiamo a vedere la cosa che sta tutto un'altra piazza storica che
è tornata a fare un palcoscenico di quarta serie. Che diciamo non è quello che merita, secondo me. Negli anni 90 è stata per tanti anni in C. Ma fino a 8 anni fa ha giocato in Serie C con Capitano. Sì. Vinse un campionato di Serie C con 25-30 punti davanti alla seconda, quindi... Allora, detto questo... comunque volevo tornare a rispondere, perché sì, è vero, il Frode Lischia dice ma che visto la partita che ha subito un torto l'Atletico, ha subito un torto, ha giocato ieri, sì, ho visto i highlights, ho visto un po' le azioni, effettivamente era fuori area il contatto, ma così come Lischia che ha subito un'espulsione che non c'era, vada da Cesare quello che è di Cesare, quindi diciamo che purtroppo è Serie D anche questa. Gli arbitri sono da Serie D, non è un problema che attanaglia solo la Nocerina, va detto. Rocco scrive calo di concentrazione, potrebbe anche può essere, sì. ma ci sta, rivediamo, sono 14 partite, logica, c'è anche stanchezza psicologica, che poi non è facile avere sempre gli stessi ritmi da un girone a questa parte, quindi purtroppo è una cosa che capita. Poi magari se vengono anche meno qualche giocatore può comunque poi magari anche calare la squadra, quindi è un po' il tutto, diciamo così. Avevo visto che comunque l'Atletico Udinese doveva avere espulsione, che la comitata non l'ha data, però ripeto, per me quel rigore è un torto arbitrale. Arrivato al 90esimo, non che Lischia non meritasse di vincere, anzi, cioè, l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, cioè, una delle squadre più sorprendenti di questo girone, tolta la Nocerina del girone di ritorno, è stata proprio Lischia, ha fatto qualcosa di incredibile, poi ha fatto ancora più quadrato intorno all'allenatore, quindi forse una delle poche squadre che davvero merita con tutto il cuore i playoff. Certo, mi farebbe piacere fare il secondo posto, però ci sono ancora 4 partite a giocare, abbiamo 12 punti in palio, sperando di poterli fare tutti, anche perché abbiamo l'ultimo scontro diretto all'ultima giornata, quindi bisogna vedere. Assolutamente sì Rocco, assolutamente sì Raffaele, completamente d'accordo. Grazie Maurizio, in bocca al lupo venendo anche a voi. E poi Cavese e Nocerina meritano la C per la cornice di pubblico che hanno, oltre la cornice pure la storia. Io torno a ripetere Peppe, cioè la Cavese, facciamo bene i conti, sono tre anni che sta provando a vincere il campionato, cioè alla terza, torno a ripetere come 20 minuti fa, se non lo vincevi lì cadevano i portici. Non me ne vogliono gli amici di capo, però per rendere l'idea, quindi penso che anche loro siano d'accordo. Quindi, credo che quest'anno, a parte quel momento legato alle dimissioni dell'allenatore, lì è stato esonerato perché oramai la Cavese aveva capito che la via era quella giusta, ha preso un allenatore che conosce bene la Serie C, certo, che l'ha fatta l'anno scorso, portando il Giuliano quasi ai playoff. Quindi lì è stata fatta una programmazione, anche questo significa programmare, perché c'è poi gente che viene a dire no, la Cavese ha smontato quest'anno, ha mandato via Tizio, Caio e Sempronio. Ho capito, ma Tizio, Caio e Sempronio facevano disguidi nello spogliatoio l'anno scorso, ha detto anche dei tifosi della Cavese. Detto questo, la Cavese quest'anno ha riconfermato gli elementi utili, forse l'unica pecca è stato l'allenatore, che secondo non mi ha mai convinto Cinelli. Tra l'altro io ad inizio anno, quando parlavamo delle favorite eccetera, nonostante comunque la Nocerina sulla carta avesse costruito una grandissima squadra, ricordiamo bene tutti quanti, io ero sempre convinto nel dire che la Cavese aveva quella cosa in più, perché comunque aveva quel blocco magari di giocatori dell'anno scorso, poi l'aveva cambiato, però comunque parlavo, sono stati confermati Foggia, che è un uomo spogliatoio, anche il capitano Magnus Trust, Kevin Magri, che è vero che fece l'assist di Tacco a Chietti nella partita dell'anno scorso a Nocera, ma attenzione, comunque sa il fatto suo. Ha rinforzato la squadra anche a gennaio, cosa che hai fatto anche tu a dire il vero, però purtroppo i punti erano talmente tanti, anche per raggiungere
la Cavese, che secondo me quello che ha fatto la Nocerina finora è solo da applausi. Secondo me la Nocerina ha fatto un recupero mostruoso, c'è da dire questo. La Cavese era andata, certo, ha un po' tergiversato quando si è vista la Nocerina a 9 punti, però ci può stare. Ma ripeto, la Cavese secondo me, a parte il campionato, l'ha vinto dopo lo 0-0 di Nocera, nemmeno con lo 0-0 la Nocerina con la Borena, proprio con lo 0-0 di Nocera. Però nulla, la Nocerina ha poco da recriminare finora in questo girone di ritorno. Dico finora perché se poi adesso le perde tutte quante, vabbè, che alziamo le mani. Però in questo girone di ritorno ha poco da recriminare anche per i punti persi. Non si può giocare alla cavallo pazzo per 15 partite, cioè gli esseri umani hanno i loro limiti e soprattutto le squadre nel girone di ritorno si sa che calano. Allora, credo che secondo me tra qualche minuto dovremmo avere il collegamento della zona mista, che ci hanno chiesto il codice di accesso per entrare, quindi glielo sto dando adesso. Appena tu, io giravo un attimo. Apri l'email. Sì, no, c'avevo già l'email aperta e la sto girando in questo istante. Allora, Mariano, io cerco di resistere altri due minuti, poi ho... devo purtroppo abbandonarvi per motivi personali. Detto questo, andiamo a leggere gli ultimi messaggi e poi vedo che tra poco dovrebbe entrare Tore. Vi saluto con affetto, siete molto bravi e vi seguo. Un saluto da Ischia. Oggi, dopo tanto correre, ci sta che la Nocerina avesse un piccolo calo. Non c'era merito altre categorie. Sicuramente. Non parlate che colonizzare poco, avete un attacco eccezionale. Noi ieri Talamo si è risvegliato, ma Cardella è un'altra cosa. Io un Talamo l'avrei tenuto a Nocera anche per far rifiatare Cardella. Cioè, secondo me oggi con un Talamo in attacco, ma pure un Maletic, facevi rifiatare Cardella che sta giocando senza una caviglia, quindi... Ecco, è questa nuova poi la partita. Ok, non erano ancora pronti. Bisogna sempre prima chiedere quando sono pronti. Un po' di chiacchiere da bar, probabilmente. Però vedo che si stanno per preparare. Ci sono. Buonasera dagli spogliatoi dello Stadio San Francesco. Riprendiamo la linea nell'attesa che si liberi il mister Carcione, il trainer della squadra del Cassino, e poi successivamente dovrebbe essere ai nostri microfoni anche mister Nappi. Commentiamo questa sconfitta della Nocerina interna, sconfitta che arriva dopo 13 risultati utili consecutivi con 9 vittorie e 4 pareggi. Direi una sconfitta che lascia un po' l'amaro in bocca, soprattutto perché nel secondo tempo, quei 10-15 minuti iniziali, la Nocerina avrebbe meritato il pareggio e quindi sicuramente, insomma, una sconfitta che si poteva evitare, Francesco. Beh, diciamo, come la sconfitta che si poteva evitare, io prima nella tua diretta mi sono permesso di dire che è stata una partita un po' da un tempo ciascuno. Ovviamente questo non va a giustificare alcune cose che secondo me non sono andate, delle scelte che probabilmente hanno fatto poi, ovviamente in 15 minuti, 20 minuti, hanno fatto sì che poi lo stesso mister si è ritrovato a fare dei cambi, diciamo così, molto veloci, perché la squadra effettivamente stava subendo molto ed è passato un po' tutto il primo tempo. Sfortunati perché il gol è arrivato, il gol di vantaggio, e che purtroppo è risultato quello che ha portato la vittoria il Cassino, è arrivato alla fine, nella parte finale del primo tempo, magari con uno 0-0, chissà, forse con un pareggio anche nella seconda parte, stavamo parlando in modo diverso. Diciamo, una partita da due tempi un ciascuno. Nocerina ha giocato 20-25 minuti veramente con grande fervore, è sceso in campo e ha tentato il tutto per tutto di riprendersi in mano la partita. Non ci è riuscito anche per bravura del portiere avversario, magari anche qualche colpo meno fortunato, un po' sfortunato.
inutile parlare degli arbitri, perché l'arbitro spesse volte sbaglia un po' per tutti. Certo, qualcuno dice a me, è un periodo di tempo che noi ci va male, e vabbè, anche questo è il calcio. Ripeto, la Nocerina oggi non ha demeritato, specialmente per il secondo tempo. Questo però ti fa pensare, questo ovviamente ci fa riflettere che è vero che le partite si possono essere cambiate in corso, ma è anche vero che la partita dura 90 minuti, quindi... Ecco, c'è il mister. Bene, abbiamo... Bene, prego, mister. Abbiamo ai nostri microfoni mister Carcione, trainer del Cassino, che oggi, dopo 13 risultati utili consecutivi, è riuscito a battere la Nocerina. Mister, un primo tempo sicuramente in cui il Cassino ha dimostrato le doti di una squadra che non a caso è la meno imbattuta del torneo, e una squadra che ha avuto la capacità e la voglia di andare a raggiungere il vantaggio. Secondo tempo la Nocerina è riuscita un attimo a uscire dagli spogliatoi con il piglio giusto, probabilmente anche complice qualche cambio, ha un attimino creato un po' di diciamo così, confusione al Cassino, però dopo quei 15 minuti iniziali, io in fase di cronaca ho descritto una partita continuamente spezzettata, ritmo continuamente, insomma, come dire, non c'è stata la continuità. Questo ha sicuramente favorito il Cassino, che con un po' di esperienza, non me ne voglio, ma è così, insomma, il calcio è fatto anche di questo, è riuscito a portare a casa un risultato importantissimo nell'ottica appunto della griglia playoff. Sono d'accordo con l'analisi. Io credo che in questo momento abbiamo affrontato una delle squadre più forti, più in forma e con più entusiasmo. La Nocerina sapevamo che era una squadra che se rilasciavi in uno contro uno sulle esterne, se rilasciavi comunque giocare due difensori che poi ti facevano questo cambio di gioco, ci avrebbe messo in difficoltà. Siamo stati bravi, secondo me, il primo tempo ad andare a prendere alti, siamo stati bravi a chiudere quello che poteva essere un po' la fonte di gioco su questa palla, su questo cambio di gioco, però credo che comunque il Cassino oggi il primo tempo ha fatto una partita a livello di qualità, a livello di intensità veramente di alto livello. Secondo tempo è normale che poi quando è cambiato qualcosa a livello tattico, perché quando è entrato Cardella comunque ci superavano un po' meglio la prima pressione con la palla su Cardella, quindi quella seconda palla poi che rimaneva là ci diventava un po' più pericolosa, e quindi poi normale che quando la difesa poi viene dentro lasciavamo un po' l'uno contro uno sull'esterno, e Guida ci ha messo in difficoltà. Però credo che in questo momento venire a Nocera e fare questo tipo di partita non è per niente facile per nessuna squadra. E anche il secondo tempo, quando abbiamo sofferto, credo che qualsiasi squadra quando viene a Nocera comunque deve soffrire qualcosa. Diciamo... Quindi sono contento che i ragazzi hanno saputo soffrire e portato poi a casa quello che è un risultato importantissimo. Diciamo, nel secondo tempo la capacità è stata quella di superare la prima fase di, diciamo così, aggressione che ci si poteva anche attendere, e poi dopo si è fatto un po' ricorso a degli stratagemmi che nel calcio esistono, lo sappiamo, insomma, chi vede il calcio da anni lo capisce, però va dato atto e merito a una squadra che anche con questa, diciamo così, con questa capacità è riuscita a portare a casa una vittoria. Ritornando al primo tempo, mister, mi ha fatto molto piacere notare una linea di difesa altissima, una squadra che era in 20 metri, una squadra che aveva una densità a centrocampo impressionante e che con forza e veemenza riusciva a recuperare costantemente palloni su palloni. Questa è stata la forza del suo centrocampo a 5 oggi, perché mi sembra di aver visto che ci fosse tanta densità nel recupero palla e poi ovviamente nel riproporsi. L'abbiamo interpretata molto molto bene, siamo andati in avanti, non scappavamo quasi mai, i ragazzi avevano fiducia su quello che avevamo preparato durante la settimana, siamo andati bene con i due attaccanti, 2006 ragazzino, impressione sui difensori centrali, Abreu ha fatto un grande lavoro, i tre centrocampisti comunque sono rimasti alti per uscire poi sui terzini, e quindi scalavano in avanti molto bene, quindi secondo me oggi è stato fatto un primo tempo sia in fase di possesso che non possesso quasi perfetto, e se non fai questo tipo di partite su questi campi è difficile che vinci poi. Ci rivedremo ai playoff, insomma, auguriamoci di essere tutti presenti, insomma, in questa bella competizione finale. Grazie. Arrivederci, grazie. Complimenti ancora, grazie. Arrivederci, salve. Grazie.
Ecco, quindi mister. Abbiamo i nostri microfoni. Buonasera mister. Abbiamo i nostri microfoni mister Nappi. Mister, 13 partite, 9 vittorie, 4 pareggi, un rollino di marcia sicuramente significativo per una compagine che quando lei l'ha acquisita la direzione tecnica, insomma, aveva un momento di confusione, quindi complimenti sicuramente per questo lunghissimo periodo di positività. Una sconfitta purtroppo poteva esserci, è capitata una giornata in cui la Nocerina nel primo tempo non è stata all'altezza della competizione, secondo tempo 15 minuti di grandissimo livello, poi purtroppo, l'abbiamo commentato col mister del Casino, troppe interruzioni, troppi tentativi di buttarla in caciara, insomma questo non fa bene al calcio, non fa bene allo spettacolo e oggi non ha fatto bene nemmeno la Nocerina. Vabbè, hai detto benissimo, vabbè, quello che abbiamo fatto è il passato, ora dobbiamo guardare già al futuro, quella di oggi è stata una partita particolare. Abbiamo incontrato una buona squadra, però abbiamo regalato un tempo e questo la Nocerina non si può permettere, ma ha regalato un tempo per determinate situazioni che poi andremo a valutare bene. Ho cercato di poter rimediare già nel primo tempo con un paio di cambi, non sono stati cambi assolutamente per demerito, ma quando c'è da fare un cambio di un under poi devi far uscire anche un over e un po' di giri devi farli. E ho provato a dare un po' più di spinta sulla parte sinistra con Pinna, che ci ha sempre dimostrato di essere un fluidificante importante, oltre a essere anche un ottimo centrale difensivo. E il primo tempo poi abbiamo preso quel gol all'ultimo secondo su un calcio piazzato. Vabbè, lasciamo perdere. E poi il secondo tempo siamo partiti subito bene, potevamo pareggiare la partita, se avremmo pareggiato quella partita lì avremmo portato a casa la vittoria, sono sicuro di questo, perché i ragazzi stavano bene anche fisicamente sotto un caldo torrido e hanno fatto una buona gara, però poi il fatto delle perdite di tempo l'arbitro poteva gestirla un pochettino meglio, però non si può fare sempre bene e mi dispiace anche per la mia espulsione, perché io ho soltanto accennato all'arbitro che Gadaleta aveva preso una gomitata. Mi è sembrata un po' un tantino esagerata. Esagerata, più che un tantino, perché io ho fatto soltanto, ho mimato il gesto. Sì, abbiamo visto dalla tribuna che lei aveva... Probabilmente forse l'arbitro ha voluto punire in maniera eccessiva la sua fuoriuscita dall'area tecnica, però effettivamente mi sembra una cosa che fanno tutti. Allora, vabbè, esatto, quindi devono stare tutti fuori. Sì, esatto, quindi... Vabbè, ma dall'arbitro non parliamo di... Mister, una cosa della partita. Il primo tempo, linea di difesa altissima del Cassino, centrocampo davvero intenso, un pressing che lasciava poco spazio alla manovra Nocerina. Una sua lettura, se fosse stato possibile raggirare appunto questa compattezza della squadra avversaria con qualche diciamo così, metodologia diversa, e quanto è pesata l'assenza di Cardella, perché inevitabilmente, come diceva lei, siamo mancati in qualcosina nel primo tempo, insomma. Se questo anche ha un po' intimorito la Nocerina stessa, ecco, l'assenza di Cardella si è appesato psicologicamente, questo è... Ma sai, ti manca un giocatore importante, sappiamo tutto l'importanza di Federico, però un giocatore che ti fa in 10 giorni ti fa 2 o 3 mezzi allenamenti, poi si è visto anche il secondo tempo, non era il nostro Cardella che conosciamo, Federico, però è normale che quando hai un giocatore come Gaetani che nasce esterno e ha fatto a volte anche il centrale a 2 a Sorrento, lo ha fatto su un 3-5-2, non ha le caratteristiche che ha Cardella, e nella nostra fase di non possesso loro a volte ci hanno messo in difficoltà giocando la palla sul loro play e non siamo riusciti a schermarlo nel primo tempo bene, nel secondo tempo ci siamo messi meglio e abbiamo cercato di fare il nostro gioco, poi mi sono messo con un 4-2-3-1 e allora lì siamo andati un pochettino meglio, però l'ho fatto nel secondo tempo, la mia idea era quello di farlo nel secondo tempo, però abbiamo preso quel gol a fine primo tempo e ha scombussolato un po' tutto. 4 partite al termine, Nocerina è chiamata a un ultimo sforzo per ottenere la migliore posizione per la griglia playoff. Si troveranno le energie da martedì in poi, insomma, per rimettere di nuovo la Nocerina in posizione tale da poter affrontare appunto i playoff nel migliore dei modi?
sarebbe da pazzi non farlo, perché dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto per arrivare a questo punto, abbiamo steccato la partita, se vi ricordate, con la Boreale, tutti volevano la vittoria di qua e là, abbiamo fatto un pareggio, abbiamo fatto tre pareggi di seguito e poi abbiamo fatto queste due vittorie, perciò la sconfitta poteva esserci o oggi o domani, o può darsi anche che potevamo essere anche molto molto bravi a portarla fino a termine, però assolutamente questa partita oggi ci le chiamo le ferite, oggi e domani, ma da martedì ho già detto ai ragazzi che abbiamo una partita molto importante, molto difficile con l'Atletico Uri in Sardegna, perciò da martedì si pedala e andremo giù a fare la nostra partita. Bocca al lupo mister, grazie per essere stato. Grazie mister, grazie. Bene Francesco, abbiamo sentito i commenti dei protagonisti, quindi mister Carcione e mister Nappi ci hanno descritto il loro punto di vista circa questa sconfitta e entrambi insomma erano concordi con il nostro giudizio espresso durante i 90 minuti e anche al termine, quindi una partita un po' dei due volti, Nocerina sicuramente in difficoltà nella prima parte di gara e altrettanto Cassino in difficoltà nella seconda parte dell'incontro e complice un ritmo più che spezzettato, insomma è riuscito a portare a casa una vittoria che tutto sommato insomma ha meritato, soprattutto nei primi 45 minuti. Beh, diciamo che dalle parole, vabbè, è chiaro che dalle parole di mister Nappi rimane, c'è la consapevolezza di avere dei calciatori che effettivamente fanno una differenza. Ecco, Federico Cardella è uno di quelli là che effettivamente danno in là, sale di spessore assolutamente la squadra, perché oltre ad essere un realizzatore, uno che mette la palla in rete, è anche uno che fa reparto, è uno che fa salire la squadra, è uno che dà forza sia strutturalmente sia fisicamente che psicologicamente. Ovviamente dopo la tua riesamina ho ritenuto inopportuno chiedere di chi ha giocato bene, chi ha giocato bene, perché a questo punto mi sembra effettivamente superfluo, anche perché se vogliamo rimanere nell'ambito, quando diciamo che si perde, si vince insieme e si perde insieme, andare adesso a trovare il pelo nell'uovo, perché ecco, noi prima commentavamo su in tribuna, in sala stampa, l'inizio un po' così sfortunato, non tanto felice oggi di Gaetani, ma probabilmente era tutto un po' il gioco che non andava, sì, e ovviamente il suo vuoto si notava di più. Infatti, come diceva anche mister Nappi, ha dovuto non solo sostituire Gaetani, ma quello purtroppo poi rientra nel gioco degli under che devono necessariamente giocare, essere in campo, quindi di conseguenza ha dovuto un po' rivoluzionare gli 11 in campo, proprio perché c'è questa insomma regola per cui ovviamente i calciatori devono necessariamente essere presenti in quantità previste, insomma. Io direi che se non ci sono altri contributi, bene, allora io darei la linea a Mariano Rocca, Giuseppe Di Laura e Giuseppe Davino, che hanno coordinato il tutto insomma per questa partita. Lo ricordiamo, il Cassino batte la Nocerina 1-0 con rete di Maiocchetti al 46 minuto del primo tempo. Un saluto a tutti e un saluto personale, voglio salutare la mia dolce metà Michela che insomma mi supporta e mi sopporta nella mia passione alla Nocerina nonostante i tanti chilometri di distanza che mi separano dalla mia città d'origine. Ciao Michela. Ecco qui, grazie ad Antonio e a Francesco ovviamente per questa zona mista, non era partito l'audio. Allora, siamo veramente in chiusura. Io voglio ringraziare Giuseppe Di Lauro che ci sta seguendo delle quinte, Giuseppe Davino che, eccolo qui, è in cabina di regia insieme a me, però è impegnato penso a montare gli highlights di questa sconfitta. Quindi voglio ringraziare anche tutti gli sponsor che vedete qui in sovrimpressione. Voglio ringraziare il nostro sponsor tecnico Magma Sport che per quest'anno ci ha vestiti. Ovviamente ringraziamenti a tutti coloro che oggi ci hanno seguiti su Facebook e su YouTube, tutti coloro che hanno seguito hanno commentato nel limite dell'educazione, perché comunque i commenti
più maleducati li abbiamo cancellati. Che dire, l'appuntamento è a domenica prossima con la partita tra Atletico Uri e Nocine. Il campionato matematicamente è finito oggi, perché comunque sì, la Cavese è andata in Serie C, Nocine che adesso dovrà tentare di qualificarsi ai playoff, però qualificare al secondo posto davvero non ci vuole nulla. L'appuntamento quindi è a domenica prossima con la diretta a stadio, dove vi racconteremo la trasferta in quella di Uri. Domani ci sarà la Nocina, siamo noi con Peppe Di Lauro, Marco Balestrino e tanti tanti ospiti. Martedì ci sarà il Caffè Rossonero, giovedì vi farò io compagnia ovviamente con Nocerinissima Live. Non mi resta che augurarvi una buona domenica, un buon pomeriggio, come sempre solo Forza Molossi! Grazie ovviamente anche a Tore Prede dallo stadio, a Felice Vicidomini, al Gerardo Giannone per le riprese e a Gianna per la diretta testuale, Michele Sessa per le pagelle. Forza Molossi e buon pomeriggio! Vuoi promuovere la tua attività o la tua azienda? Contattaci su WhatsApp al 392-4632-539. La diretta stadio di nocerinalive.it è offerta da Evolve. La diretta stadio di nocerinalive.it è offerta da Leone Domenico SRL. Tomare con me non ci stai tu, non è mai blu. Ancora tu riesco a vorre, ma non sei tu. Sivo con un'altra, ma sivo con me. Quando sivo con me, pensavo a me, pensavo a te. Come se mi riparla, ma se non vuoi rispondere quando per me, bo. E te si vado tu modo, perché ne scusa pronto quando per me, bo. E quando tu cerchi nessuno, non ti lasciato solo, ma dormo con un altro. Sono contento che sei buono, perché se passa buono non sono in grado. Scusami si parli, più quando sto zitto. E mi si può chiesare, meno quando ti uscito con un killo. E te insieme pareva un film. Special Sport. Corso Vittorio Emanuele II 75, Nocera Inferiore. Store ufficiale Nocerina Calcio 1910. Tells me how sick she is. Everything is so hard for her. Why don't you just tell me? Everything could be so simple, but you want to make it difficult for yourself, for yourself. For yourself, for yourself, for yourself. Why don't you just tell me? Everything could be so simple, but you want to make it difficult for yourself. Edoardo Prete, agenzia pratiche auto e infortunistica stradale. Usufruisci dei nostri servizi. Da noi passaggi proprietà con rilascio libretto in sede in soli 20 minuti. Rinnovo patenti in promo a solo €69,99, compresi di visita, spese motorizzazione e foto in sede. Pagamento bollo auto e moto. Infortunistica stradale per risarcimento danni a cose e persone derivati da circolazione stradale. Iscrizione ai veicoli storici e molto altro. Si trovi a Nocera Inferiore, in via Raffaele Pucci 17. Per info contattalo 081 189 10742. Affidati alla nostra professionalità. Scegli Edoardo Prete. Pasticceria Dolceria di Lieto. Dolcezza, creatività, cortesia e passione. Perché il nostro segreto è coniugare tradizione e innovazione con arte e gusto. Vieni a trovarci a Nocera Inferiore in via Traversa Primo Paolo Borsellino numero 3, nei pressi del Tribunale. Contattaci allo 081 517 87 96. Ci trovi anche a Nocera Superiore in via Vincenzo Russo 186. Chiamaci allo 081 362 73 46. Pasticceria Dolceria di Lieto, l'elite della qualità è qui.
sentirsi a Napoli senza essere a Napoli. È quello che dicono i nostri clienti dopo aver assaggiato la pizza che viene sfornata ogni giorno nella pizzeria Gaetano Saracin. Ci trovi a Castel San Giorgio, in via Calvanese numero 23. Contattaci al 320 235 74 28. Seguici anche sui nostri social. Pizzeria Gaetano Saracin, quando l'arte diventa pizza. Niente di ciò che indossiamo è più importante del nostro sorriso. Prendersi cura dei propri denti è più semplice se ci affidiamo a dei professionisti. Lo studio dentistico Monna Lisa lavora ogni giorno per i propri clienti con professionalità ed esperienza per garantire ottimi risultati. Monna Lisa è anche un centro specializzato in implantologia soft su schemi di ultima generazione. Lo studio dentistico Monna Lisa si trova in via Stuti 121 a Nocera Inferiore. Contattaci allo 081 517 99 40. Il sorriso è l'accessorio più bello che una persona possa indossare. Menichino Rocco SRL. Menichino Rocco SRL, servizi per l'ambiente. Da più di 40 anni offriamo soluzioni all'avanguardia per il trattamento e il recupero dei materiali, aiutando le aziende a risparmiare e a rispettare la natura. La Menichino Rocco SRL è la prima azienda in Campania e tra le prime in Italia pienamente riconosciuta per l'End of Waste, con riconoscimento ed autorizzazione della Regione Campania. Codifichiamo percorsi avanzati che portano i materiali di scarto a diventare una materia prima seconda, ciò operato per il circuito di energie rinnovabili, essendo una fattiva coniugazione della volontà di muoversi verso la transizione ecologica. Per info contattaci allo 081 93 92 77 oppure via mail a info@menichinorocco.it. Menichino Rocco, da rifiuto a risorsa. Vuoi promuovere la tua attività o la tua azienda? Contattaci su WhatsApp al 392 4632 539.